Scusate signori, scusate, se volete sedervi, accomodarvi, incominciamo la seconda sessione. Grazie. Bene signori, buonasera, buon rientro. Allora siamo alla sessione pomeridiana del convegno di chiusura del progetto Natura Vagante. La parte della mattinata è stata occupata con un focus su quello che è il pastoralismo nomade, quindi sulla transumanza, sulla realtà della transumanza nel territorio bergamasco e brianzolo. Invece il pomeriggio sarà dedicato alla seconda anima del progetto Natura Vagante, cioè quello delle progettazioni che i vari partner del progetto hanno portato avanti in questi 3 anni di progetti. Abbiamo chiesto ai partner, che sono molti variegati, di venire a presentare in quel quarto d'ora, 20 minuti, quello che è stato fatto, i loro obiettivi, la loro progettazione, eccetera, vedendo un po' quello che è il filo conduttore. Stiamo lavorando, il progetto Natura Vagante ha lavorato su un territorio territorialmente abbastanza ampio, che essenzialmente è la in destra e sinistra idrografica del fiume Adda. In destra idrografica abbiamo chiaramente la realtà territoriale del PLIS, Parco Agricolo Nord-Est, mentre in sinistra idrografica abbiamo la realtà del Brembo e quindi tutti i comuni collegati all'asta del Brembo, compreso il PLIS del Brembo, che a sua volta ha una gestione particolare affidata al Parco dei Colli di Bergamo, eccetera. Poi magari penso che qualcuno ne parlerà nel corso del pomeriggio. Il discorso che dicevo stamattina, per chi si collegasse adesso, noi siamo anche collegati in diretta sul canale YouTube del Comune di Vimercate, che ci ospita sia fisicamente sia come piattaforma. La registrazione poi verrà resa disponibile pubblicamente sul canale YouTube del Parco Agricolo Nord-Est per chi eventualmente poi in futuro vorrà rivedere questi interventi. Bene, se io direi, come abbiamo fatto l'andata, siccome le persone collegate da YouTube non possono interagire con noi direttamente, possono eventualmente fare domande ai relatori inviando una mail a iniziative@parcoagricolonordest.it. Qui abbiamo il nostro collega, il dottor Borin, che raccoglierà tutte le domande e poi le gireremo ai relatori in coda all'intervento e quant'altro. In coda agli interventi, ok. Ah, ecco, se volete, ancora più tecnologicamente avanzata, più semplice anche, la chat di YouTube direttamente, che la vede lui in diretta, in tempo reale. Bene, a questo punto incomincerei il pomeriggio. Abbiamo qui ospiti, colleghi, partner del progetto, che sono l'architetto Crotti e il geometra Bondesan. Che rappresenta il progetto di qualificazione naturalistica del Lungo Brembo per conto del Comune di Curno. Cederei loro la parola, prego. Sì, dovrebbe funzionare. Buonasera, io sono Giuseppe Crotti, sì, sono architetto, è giusto, rappresento l'amministrazione comunale del comune di Curno, sono consigliere con la delega all'arredo urbano, verde, parchi pubblici ed edilizia privata. Come dicevo prima, un vostro collega, sono neofita nel senso della politica, ma perché ci siamo appena insediati, siamo un'amministrazione che si è appena insediata da giugno. Però sicuramente l'idea di portare avanti dei progetti importanti che erano già stati avviati con l'amministrazione precedente sul comune di Curno era nostra ovviamente idea fondamentale. Quello che oggi vi presentiamo con Renato Bondesan è un progetto piccolo, però un progetto importante dal punto di vista territoriale, è una presa di coscienza su quelle che sono le nostre aree verdi, che
per un lungo tempo sul lungo Brembo, magari Ponte San Pietro ha fatto dei passaggi leggermente prima di noi, noi siamo arrivati diciamo negli ultimi anni a riqualificare appunto il percorso del lungo Brembo, del fiume Brembo, con una pista ciclabile, e adesso con il progetto che poi vi presenteremo, di cui vi parlerà più nello specifico Renato, Bondesan, un progetto anche sulla questione sulle aree verdi e quindi del lungo fiume. Siamo partiti, ok, questo è diciamo una mappa del nostro comune non molto grande dal punto di vista dei chilometri quadrati, sono 4,70, siamo abbastanza piccoli territorialmente, 7.300 abitanti, però è un'area fortemente urbanizzata, sentivo anche stamattina si parlava, siamo un po' come la Brianza, in continuità con la Brianza, cioè nel tempo le aree sono state edificate in maniera abbastanza significativa, si può vedere anche da questa aerofotografia che ci sono grandi aree dove diciamo c'è la scritta Curno in giallo, vediamo che quello è il centro storico del comune, quindi l'anima agricola da cui è originato il paese, ma abbiamo grandi aree che sono state edificate con un polo industriale verso il confine con il comune di Bergamo e una grande area commerciale verso il comune di Treviolo. Nella zona di Marigolda che voi vedete diciamo verso ovest, quindi dove c'è scritto Brembo in blu, quella è la nostra diciamo il nostro polmone verde, se così possiamo chiamarlo, lo possiamo anzi proprio chiamare così, perché è un'area significativa rimasta abbastanza inalterata, ovviamente comunque delle edificazioni nel tempo di residenziale le abbiamo avute, ma abbiamo comunque una bella sponda sul fiume Brembo. Negli anni passati appunto diciamo che era rimasto molto allo stato brado, e ad aprile abbiamo inaugurato però una pista ciclabile che corre lungo ciclopedonale, che corre lungo il Brembo e collega quello che vedete a sud, Parco di Treviolo, che è nel comune di Treviolo, e a nord un'area importante dal punto di vista naturalistico e un particolare biotopo, esatto, che è l'isolotto di Ponte San Pietro, dove abbiamo anche la presenza di alcune orchidee endemiche e specie comunque anche animali che diciamo vivono nella zona. Il fiume Brembo non è solo una sponda o un confine naturale del nostro comune, ma è anche un collegamento naturale verso quello che potete vedere qua, e cioè l'isola Bergamasca. L'isola Bergamasca, che sono andato un po' troppo veloce, forse se torno indietro è così giusto, sì. L'isola Bergamasca, che è appunto quell'area delimitata dall'Adda, dal fiume Brembo e dal Monte Canto a nord. Anche quella appunto infatti è un'area importante, noi diciamo che ci posizioniamo quasi in una sorta di collegamento non solo nord-sud, cioè lungo il percorso del fiume Brembo che scende ovviamente dalla Val Brembana e corre ad unirsi all'Adda, ma anche est-ovest, quindi diciamo da quelle che sono l'area dell'isola Bergamasca, che nonostante comunque ci siano paesi abbastanza grandi, comunque con un numero di abitanti significativo, ma mantiene ancora un forte carattere agricolo, con quelle che sono le aree diciamo del comune di Bergamo e oltre, quindi c'è diciamo un collegamento est-ovest su questa linea verde. Sì? E poi la parte legata ai comitati. Esatto, questa è una parte legata ai comitati di cui poi Renato ce ne parlerà in maniera più specifica.
Io adesso poi concludo, diciamo, la parte più quasi anche un po' turistica, ma comunque di identificazione del nostro comune, per chi non lo conoscesse benissimo. Comunque è un comune che si situa anche all'interno di un'area significativa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche architettonico e storico. Noi diciamo che, cioè, noi come comune di Curno, la nostra area del Lungo Brembo e l'Isolotto andiamo un po' in tandem, soprattutto perché da poco tempo, ma abbiamo quest'opera importante che è un passaggio che scavalca il torrente Quisa e collega l'Isolotto di Ponte San Pietro alla nostra area ciclopedonale del Lungo Brembo. Ci posizioniamo appunto assieme all'Isolotto all'interno di, nel cuore di questa area importante non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista architettonico. Vedete, ci sono alcune indicazioni di edifici romanici, Sant'Egidio, Sant'Omè, San Giorgio in Lemine. Abbiamo poi la presenza anche di monumenti ancora più antichi, Santa Giulia Bonate, che è di fondazione paleocristiana, quindi stiamo parlando di periodo longobardo e poco oltre, quindi 700-800 dopo Cristo. E ovviamente anche di presenze significative contemporanee, vedasi verso est, per esempio l'aeroporto di Orio al Serio, che è presenza abbastanza ingombrante, direi. Però ecco, sì, questa è una, diciamo, presentazione generale. Adesso lascio la parola a Renato, che vi spiegherà più nello specifico qual è il nostro progetto all'interno di Natura Vagante. Perfetto, grazie Giuseppe. Torno indietro di una slide. Questa qua non è una cartina ufficiale, è una cartina costruita dai comitati civici. Ho avuto il piacere nei miei anni di lavoro lì nella zona dell'isola, io ho lavorato a Presezzo fino a poco tempo fa, e adesso mi sto dedicando come cittadino di Curno al tema, in continuità con i progetti avviati 10 anni fa oramai, insieme con i comitati civici, che a suo tempo si erano resi conto di vivere in un ambito veramente di grande pregio naturalistico ambientale e anche storico e paesaggistico sotto tutti i punti di vista. Cittadini che si sono uniti attorno per resistere a delle iniziative anche speculative sul territorio e per cercare, in una parola, di valorizzare il nostro territorio. Abbiamo detto insieme, ma vediamo un po' le aree, noi siamo in un baricentro tra comitati cittadini di Curno, Ponte San Pietro, Presezzo, Bonate, hanno detto: noi non siamo dentro un parco, non siamo dentro un plis, però le nostre aree meriterebbero effettivamente di essere valorizzate anche in questi termini, rientrare in un ambito, diciamo, poi con una gestione unitaria dal Parco dei Colli di Bergamo al Corso del Brembo, al fiume Adda, al Monte Canto. Ci sono delle emergenze naturalistico-ambientali interessantissime. E questi comitati appunto hanno spinto più di 10 anni fa verso le rispettive amministrazioni per aderire al PLIS, al Parco Locale del Basso Corso del Brembo. Negli ultimi 5 anni sono state fatte istanze dai comuni di Curno e di Ponte San Pietro per entrare nel Parco Locale del Basso Brembo. Non c'è stata ancora risposta, non c'è stata un'evoluzione, ma ci aspettiamo un qualcosa. Allora io dico anche grazie al progetto che stiamo discutendo oggi, Natura Vagante, ma ancora prima i cittadini si sono resi conto che la regione non era inerte, diciamo, nel senso che le aree, diciamo, che non rientrano in un parco, in un PLIS, hanno comunque una loro collocazione e sono definite come corridoi ecologici. La DGR 8515 ci dice qual è la rete ecologica in regione, e una successiva DGR definisce il disegno complessivo della rete ecologica fino a toccare proprio i nostri luoghi, dal Monte Canto al fiume Brembo. I cittadini, consapevoli di questo, chiedono, in collaborazione con l'amministrazione di Ponte San Pietro di Curno, chiedono di aderire al progetto avviato dal PLIS del Basso Corso del Brembo. C'è stata una richiesta dal basso che ci ha permesso di unirci al gruppo, perché tanti mi domandano cosa c'entrano Curno, Presezzo, Ponte San Pietro, che non fanno parte di nessun parco. Hanno deciso i comuni di aggregarsi, hanno voluto, sulla collaborazione, sollecitazione motivata dei cittadini, hanno voluto aderire ad un progetto di
grande rilevanza. Il primo passo è stato fatto nel 2012-2013 con il progetto Tutelare e Valorizzare la Biodiversità tra Adda e Brembo, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha tenuto insieme 20 comuni della nostra area di interesse e si è concretizzato in uno studio che è stato poi la base di partenza per, intanto è stata redatta la rete ecologica territoriale intercomunale, che poco o tanto è stata recepita nei PGT dei rispettivi comuni, quindi con un livello anche di considerazione e di valore naturalistico ambientale che ha delle ricadute negli strumenti urbanistici territoriali. Quindi questo lavoro è stato molto utile dal punto di vista della valorizzazione, del riconoscimento. Arriviamo al progetto Natura Vagante, quindi un successivo, diciamo, il bando Capitale Naturale, ancora una volta grazie alla Cariplo ci aggreghiamo a questo progetto, sempre come comuni, diciamo, volontari che si aggregano ad un gruppo molto più grande. Se andiamo a guardare l'estensione territoriale è veramente amplissima. All'interno di questo progetto Natura Vagante però scopriamo qualcosa in più, il tema dei servizi ecosistemici, anche chi fa che cosa dentro queste aree. Questo per il Comune di Corno ha significato avere, diciamo, la concessione intanto delle aree demaniali dove si è collocato questo progetto, aree demaniali che erano sempre state abbandonate fino a 2-3 anni fa, proprio con nessuna cura, fonte, diciamo, di degrado e di abbandono. Il Comune ha inteso, grazie a questo progetto, partecipare, diventare, diciamo, attore proprio per la gestione di queste aree, oggi in concessione al Comune di Corno. Quindi questo è un primo risultato. Il Comune dice: ok, adesso le aree le abbiamo, occorre in questo momento capire come collaborare, perché un altro elemento importante è che queste aree confinano con un'azienda agricola, una delle ultime aziende agricole attive sul territorio di Corno, un'azienda agricola che potrebbe chiudere i battenti domani se non trova qualcosa per diversificare anche le proprie produzioni o la propria attività. Quindi questa azienda agricola, a un certo punto, questo progetto Natura Vagante ha tenuto insieme varie, diciamo, aspettative e dell'agricoltore e dei cittadini, comitati civici che hanno visto pian pianino andare avanti delle proprie aspettative. E adesso vediamo come poter all'interno di questo progetto favorire anche quello che ho sentito parlare in tutta la mattinata, la transumanza, che poi è l'elemento vivo della biodiversità più visibile. Tanti la possono vedere una cosa quasi natalizia, no? Gli egregi di... però alla fine ha una sua funzione dal punto di vista proprio del servizio ecosistemico. Andando avanti, ecco, l'area interessata si trova a nord-ovest del territorio comunale, a confine con l'area conosciuta come Isolotto di Ponte San Pietro, che ha parlato prima Giuseppe ricordandone le peculiarità altissime dal punto di vista floristico, naturalistico. E sono aree che veramente meriterebbero un alto grado di tutela. Però il Comune di Corno beneficia anche di questa presenza. E quindi i comuni hanno iniziato a parlarsi da 10 anni a questa parte, hanno pensato, uno, di collegare l'isolotto di Ponte San Pietro con le aree demaniali di Corno tramite una passerella. Quindi l'area è stata, l'ho detto prima, data in concessione al Comune di Corno nel 2017 ed si pone in continuità quest'area di circa 7.000 metri quadrati identificata con questa croce qui in alto, si pone in continuità con tutte le aree lungo Brembo fino al comune di Treviolo. Però la parte che a noi interessa come progetto Natura Vagante in questo momento è l'area nord. Quindi si mette in collegamento, dicevamo, con Ponte San Pietro, con la passerella che è stata realizzata, poi vedremo le foto, in questa posizione. E il progetto Natura Vagante è stato un buon motivo per riscoprire gli antichi sentieri, quindi non sono stati, ecco, questi erano dei passaggi nel momento in cui l'area era ancora abbandonata, passatemi il termine, erano dei passaggi molto stretti, riscoperti ancora una volta grazie alla presenza dei cittadini. I cittadini hanno voluto mettere piede in queste aree e pulirle con le attività di Puliamo il Mondo, Plastic Free, eccetera. Hanno aperto gli antichi sentieri, hanno iniziato con i decespugliatori, proprio così. Pian pianino si è capito che si poteva fare qualcosa di più. E il Comune lì ha voluto a questo punto, grazie al progetto Natura Vagante, ecco, queste erano le camminate che i cittadini organizzavano di tanto in tanto anche con l'oratorio. Questo è l'attraversamento del torrente Quisa, che oggi non è più così. È stata fatta la passerella, finalmente. Quindi attività
coordinate tra gruppi di cittadini, oratorio, amministrazione comunale, hanno portato a questo risultato, che è un risultato strutturale che comunque necessario per dare continuità tra l'isolotto di Ponte San Pietro e Curno, che è utilizzato sicuramente non solo per la transumanza a questo punto, ma molto dai cittadini, che hanno gradito parecchio, direi. Però è anche vero che andremo a vedere più avanti che già greggi di pecore iniziano a passare anche da questa passerella. Queste sono i sentieri che sono stati, diciamo, riscoperti con una stesa di materiale arido, rullato semplicemente, senza opere strutturali, cemento eccetera, con alcuni gradini in una scaletta di, ci sono due passaggi da poter fare per andare verso il paese di Curno. Quindi questi sentieri appunto si collegano in direzione nord verso la passerella che abbiamo visto, ma in direzione sud si collegano con una nuova pista ciclabile. Questa è un'altra opportunità che ci si è aperta grazie al progetto Natura Vagante: dialogare con l'agricoltore che ha l'azienda agricola di cui dicevo prima in questa zona. L'agricoltore ha ceduto un'area al comune e, la cosa che io credo importante per questa giornata, si è prestato per fare alcuni lavori anche di manutenzione in queste aree demaniali. Quindi, quando parliamo di servizi ecosistemici, ecco che a Curno un piccolo progetto dell'importo totale di 4.270 euro ha dato l'occasione al comune, ai cittadini, all'agricoltore, di fare un qualcosa che magari nessuno si aspettava, una collaborazione che è venuta fuori da un anno a questa parte. E l'amministrazione subentrante prende atto di questo e mi sembra di leggere un certo entusiasmo nel gruppo ambiente. Abbiamo tanti giovani che lavorano col gruppo ambiente e che stanno già intessendo relazioni anche con, ad esempio, con la forestale di Curno per le piantumazioni. Ma andiamo a vedere il progetto Natura Vagante. Quindi ho detto, l'agricoltore ha ceduto un'area, ha fatto dei primi interventi manutentivi, che andremo a vedere anche gli importi economici. Ecco, il progetto di pista ciclabile si è portato dietro il progetto di manutenzione delle aree naturalistiche. L'agricoltore in questo primo anno ha già fatto 4.100 più 3.500, 7.600 erotti euro di interventi, che sono stati comunque concordati col comune con un'apposita convenzione. Questi importi non verranno rendicontati alla Fondazione Caripa, sono importi che comunque sono stati definiti così. Quello che invece il Comune deve rendicontare è il lavoro nell'area demaniale di cui avevamo parlato all'inizio, che è quella appunto, questi sono i lavori fatti dall'agricoltore di pulizia sulle scarpate, l'approdo nord e l'approdo sud, che sono due aree naturalistiche veramente molto gradevoli e molto belle. Quindi io inviterei chi non le conosce a fare una passeggiata a Curno, a conoscere queste zone. Ecco, primi interventi quindi di pulizia, di abbattimento di piante secche e altro, sono stati fatti appunto dall'agricoltore. Però la transumanza, proprio un mese fa, ecco, c'era lì un gregge di pecore, che a Curno, nella nostra area, non possono mangiare perché ci sono rovi in questo momento. Però il progetto è di, ecco, la scheda è, sì, adesso la scheda 14P4, ecco, questo qua è il progetto, vedrà anche delle ripiantumazioni. E c'è una zona di ripristino e riqualificazione prativa dove verosimilmente passeranno anche i greggi di pecore. E queste sono le foto all'attualità. In queste zone dove ci sono rovi e sterpaglie di vario tipo, comunque di basso valore naturalistico, e anche in quest'area, all'ingresso della zona demaniale, verranno aperti due prati con una semina di prato idoneo, diciamo, per le zone. Ecco, il coinvolgimento della Commissione anche Ambiente dei Giovani in questo momento è anche per costruire i cartelli segnaletici e per segnalare la sensibilità del luogo. Quindi questo è un cartello non definitivo, è in fase di studio con la Commissione Ambiente e vuole dare un messaggio che siamo in un'area delicata e che è da utilizzare, insomma, con le dovute cautele, e da apprezzare anche per
farci contaminare dalla natura in qualche modo, quindi aumentare la sensibilità verso l'ambiente e il territorio. Per quanto riguarda la transumanza, mi ha fatto piacere sentire che c'è una normativa che sta evolvendo verso un maggior favore per il transito delle greggi in aree senza bisogno di avere sempre 1000 autorizzazioni, nulla osta, permessi. E mi fa piacere pensare che ci sia la possibilità di coordinarci ancora una volta tra comuni per redigere anche dei regolamenti che favoriscano queste mandrie, che sono un'attività vera, concreta, e che danno anche il senso di alcune aree che possono essere veramente riqualificate grazie a questi che sono a tutti gli effetti dei servizi ecosistemici. Quindi sono terminologie nuove un po' per tutti, ma iniziamo pian pianino ad assimilarle e a farle nostre e a pensare di attuarle anche nel nostro territorio. Io, ecco, con il cartello in fase di costruzione vi saluto, non so se ho rubato troppo tempo, ma grazie. Grazie intanto. Grazie a voi. Io non so se c'è qualche domanda di là, se no faccio io. Prego. Però niente, vediamo. Ah, ok. No, faccio una domanda così al volo, visto che siamo... No, dicevo, faccio una domanda al volo. Avete detto che avete fatto questa convenzione, amministrazione comunale, nei confronti dell'agricoltore. L'avete fatta in virtù della normativa che permette le convenzioni dirette con il mondo agricolo, oppure una convenzione standard? Devo dirlo io, perché prende l'amministrazione nuova e subentrante in un secondo momento. Io ho seguito anche collaborando con l'ufficio tecnico comunale la questione dell'acquisizione delle aree. L'agricoltore ha ceduto di buon grado l'area, veramente è piaciuto il progetto e chiaramente si è discusso anche però chi tiene le aree. A questo punto il comune, con le proprie risorse, sappiamo come siamo messi, no? Il Comune ha colto l'occasione di dire: bene, è un progetto che piace a tutti, proviamo a metterci d'accordo su degli importi economici e facciamo la convenzione libera da ogni altro riferimento normativo, se non quello della volontarietà delle due parti di trovare il punto d'incontro. Ed è stato trovato in una convenzione di cessione bonaria di aree, quindi la convenzione principale è questa, cessione delle aree a fronte di pagamenti economici, ma a fronte di anche da parte dell'agricoltore di prestare poi a sua volta anche alcuni lavori di manutenzione, questo per 5 anni. Quindi è stato un convergere di aspettative che sono state, sono confluite per una convenzione, un accordo bonario, chiamiamolo, non è riferito a nessun'altra normativa se non di tipo civilistico. Quindi mi sembra di capire atti di giunta. Normalissima giunta comunale, non siete andati in consiglio, dettagli tecnici amministrativi. Un progetto prima in consiglio comunale per l'avvio anche delle procedure espropriative e tutto quanto, poi la giunta definisce il progetto esecutivo si è portato dietro l'accordo bonario ed è stato poi approvato, quindi con tutti i gradi di valutazione tecnico-amministrativa. Benissimo, adesso siamo molto serrati come passaggi. Inviterei qua i colleghi del Parco dei Colli di Bergamo, che immagino non sia l'architetto Angela Ceresoli, immagino, ok. Bene, il collega del Parco regionale dei Colli di Bergamo. Ecco, scusate, mentre si prepara lui, un inciso su quello che stava dicendo il collega del Brembo, dell'area del Bicurno. In realtà Natura Vagante, questo ripeto per chi non fosse stato presente in mattinata, il progetto Natura Vagante, che è un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo, è in realtà un grande contenitore che ha al suo interno un fil rouge, un filo conduttore legato al pastoralismo, alla transumanza, eccetera, ma che poi si è declinato al suo interno con tutta una serie di interventi focalizzate alle realtà territoriali singole dei singoli partner. Un partenariato estremamente eterogeneo, perché così ha voluto Cariplo, che ha di fatto messo assieme dei progetti, proposte progettuali che nascevano parallelamente, ha chiesto di metterli insieme perché ha ravvisato una certa uniformità territoriale, che era essenzialmente la sponda destra e sinistra dell'Adda, e una
delle esigenze del territorio molto uniformi, molto, molto analoghe. Per cui vedete una serie di interventi che in realtà si richiamano più o meno come tipologia di problematiche, come problemi, come soluzioni trovate e quant'altro. Cedo la parola quindi al collega del Parco dei Colli di Bergamo sul ricostruire il mosaico della biodiversità fra Adde e Brembo, dalla rete ecologica territoriale intercomunale, agli interventi di natura vagante. Prego. Buonasera a tutti, io sono Lodi Francesco, sono un dipendente del Parco dei Colli di Bergamo. Sono qua, ecco, abbiamo diciamo preparato a quattro mani questa presentazione con l'architetta Angela Ceresoli, incaricata dal parco per la progettazione esecutiva degli interventi di natura vagante ricadenti nel PLIS del basso corso del fiume Brembo. Quindi faccio una piccola introduzione. Già prima era stato accennato il passaggio di gestione del PLIS del basso corso del fiume Brembo in seguito alla riforma regionale con la legge regionale 28 del 2016, quindi la riorganizzazione del sistema delle aree protette della regione. Il PLIS del basso corso del fiume Brembo è entrato a far parte dell'ATE del Parco dei Colli, quindi anche su richiesta delle amministrazioni. Il parco quindi è subentrato alla precedente gestione del PLIS, assumendo tutte le funzioni e le attività del PLIS, e quindi tra queste progettualità c'erano anche delle progettualità, tra queste ecco natura vagante, che quindi ci siamo trovati tra le mani. E c'è stato tutto un lavoro di ricostruire, nel senso che il Parco dei Colli non aveva, come è arrivato a metà del percorso, e quindi c'è stato anche il lavoro di capire cosa c'era stato prima, ecco. Quindi una parte l'hanno spiegata molto bene nell'intervento precedente. Di fatto l'origine dei quattro interventi di natura vagante nel PLIS è la medesima di quelli effettuati a Curno. Quindi questa progettualità, questo progetto di fattibilità denominato Reti, per una rete ecologica territoriale intercomunale, che era un progetto più ampio rispetto a quello che poi è stato attuato, coinvolgeva anche i comuni che nella fase successiva non hanno partecipato. Quindi una cosa che abbiamo ritenuto utile fare è stato coinvolgere il personale che già aveva quindi collaborato nella redazione del progetto Reti, in particolare l'architetta Ceresoli, che quindi ha ripreso in mano dei progetti a cui aveva già lavorato, però con delle differenze, perché nel frattempo gli anni sono passati e quindi anche alcune situazioni che 15-20 anni fa avevano una determinata realtà, oggi questa è modificata. Cioè i territori del PLIS, nonostante sia un'area protetta, però ci stiamo rendendo molto conto che sono molto soggetti a diverse spinte, sia dal punto di vista edilizio, sia anche dal punto di vista culturale e antropico, ecco. Questo rafforza l'importanza dell'intervento, però costituisce anche un elemento di difficoltà. Di sicuro questo è stato molto evidente nel primo intervento, di cui qua si vede il progetto, le tavole progettuali. In quest'area situata al confine tra i comuni di Osio Sopra e Osio Sotto, che rappresenta per la propria dislocazione territoriale un importante corridoio tra due aree verdi che da qua non sono evidenti, però su una cartografia a maggior scala questa cosa è molto più facile e intuibile, ecco.
Quindi si è andato a creare dei corridoi, dei sottopassi ecologici, delle aree verdi, rispettando anche quelle che sono lo stato di fatto dei luoghi, quindi la presenza di linee dell'alta tensione, edifici. Questo qua è un centro giovanile, quindi anche con palestre, quindi riqualificare o comunque dare un ulteriore significato a un luogo che però ha già una propria funzione, e non nascondo il fatto che questa funzione di area ricreativa è entrata in conflitto con quello che è il nostro intervento. Quindi ecco qua un po' la presentazione in maniera schematica, quindi la creazione di infrastrutture verdi, l'utilizzo dei risultati del progetto Life Gestione 2020 sulla gestione delle aree soggette a elettrodotti, e la realizzazione di questo passaggio faunistico sotto una strada comunale. In breve vi espongo gli altri tre interventi. Questo era di sicuro il più importante, il più anche più sostanzioso, ecco. Questo invece riguarda il comune di Monate Sotto, quindi anche qua si tratta di un intervento di riqualificazione o di miglioramento di un'area che aveva già un valore naturalistico, però si è andato a potenziare con delle fasce arbustate, con dei nuovi imboschimenti, per dare un maggior peso, ecco, dal punto di vista naturalistico a quest'area. Un altro intervento significativo è quello nel comune di Dalmine. Quest'area demaniale in concessione al comune è stata, anche qua sono stati effettuati delle piantumazioni di specie arboree arbustive, e era un campo coltivato a mais, quindi l'idea è stato quello di dare un maggiore peso ecologico, e quindi trasformandolo dal prato di mais a un prato stabile, con alcuni accorgimenti, quindi di filari di arbusti, creazioni di mucchi di pietre, che possono dare rifugio a diverse specie animali. E l'ultimo è la riqualificazione naturalistica dell'ex depuratore di Boltiere. Anche qua si tratta di una situazione degradata, di un residuo di un'attività antropica che ha perso il proprio uso, è stato sostituito da un impianto più recente, e si è voluto dargli un nuovo significato in chiave naturalistica. Quindi questi in breve la descrizione degli interventi. L'in più che abbiamo cercato di dare a tutte queste attività è stato quello di noi abbiamo visto molto l'importanza, al di là dell'importanza concreta di creare degli habitat, di fare delle fasce arbustate, tutte cose molto utili, però il valore che abbiamo voluto dare è quello di provare a coinvolgere la cittadinanza, nel senso che al di là del valore intrinseco, però ci è sembrato importante in un ambiente così comunque difficile, così soggetto a diverse spinte, quello di cercare di coinvolgere la cittadinanza nel capire e nel dare le chiavi di lettura per poter capire l'importanza di questi interventi, ma più in generale di un approccio diverso con l'ambiente, che non può essere esclusivamente un approccio di sfruttamento o di ricerca di servizi ricreativi, ma che è la nostra casa, no? Quindi di sicuro nella vita quotidiana, oggi molto meno di un tempo, però rimane importante, ecco, crediamo, soprattutto con i giovani, con le scuole,
cercare di far passare, ecco, questo messaggio, no, dell'importanza di capire e vivere nell'ambiente. Ecco, quindi abbiamo dato molto risalto a una parte che non era inizialmente prevista, che è quella della comunicazione del progetto, che è stata realizzata attraverso la creazione di un sito internet, attraverso le attività di un ufficio stampa e la creazione di bacheche che sono state collocate nella sede di ogni intervento, in cui si spiega quello che si è voluto fare attraverso le illustrazioni naturalistiche di Simone Ciocca, che è un insegnante molto bravo e molto attento a queste tematiche, e con la realizzazione di eventi e laboratori che sono stati proposti alle scuole di diverso grado dei comuni del Plissa. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande. Mi interessava molto il progetto di riqualificazione del depuratore di Voltiere, sì. Ma adesso è un'area liberamente accessibile, bisogna organizzare degli... Allora, attualmente sì, sarà un'area accessibile. Tutte queste aree, l'idea è quella di poi utilizzarle come punti per l'educazione ambientale. Il depuratore, per una problematica anche di... cioè le problematiche che poi ci si trova a affrontare concretamente sono gli atti vandalici, comunque l'utilizzo improprio, quindi è chiuso, però si può comunque... è a disposizione, insomma, quindi sia delle attività del PLIS, sia eventualmente di quelle del comune o di qualsiasi ente che intenda, cioè l'obiettivo è quello che siano aree poi fruite, cioè nel senso che... Ecco, tra parentesi, una cosa che un punto che non ho affrontato è stata la difficoltà legata alla stagione 2022, alla stagione estiva. Noi abbiamo avuto concretamente dei grossissimi problemi sulle piantumazioni, cioè abbiamo avuto proprio dei tassi di attecchimento bassissimi e questo... ha comportato che siamo dovuti andare a bussare ai comuni e chiedere un aiuto per anche se avevamo previsto comunque un certo grado di moria, però è stata veramente una stagione straordinaria e spero anche illuminante a lungo termine, perché è davvero la situazione è abbastanza preoccupante. Sì, grazie. Allora, a questo punto, se ci sono altre domande, procederei ai prossimi interventi dove... prego. No, scusa, è arrivata un'ultima domanda al volo. Scusami. Sì. Intanto che arrivi te faccio. Come è arrivata da internet, come è stata avviata la trasformazione del campo agricolo in una prateria magra e se è stato reperito il fiorume locale? Allora, non creeremo un prato magro, perché è un... si tratta... Fino a questa stagione è stato ancora piantato mais nell'area, quindi di fatto la piantumazione, la semina dobbiamo ancora farla. Non ci sono state le condizioni fino ad ora, però di fatto non verrà fatto un prato magro, ma verrà seminato un prato stabile. E non abbiamo ritenuto di ricercare del fiorume locale, perché è un intervento molto parte costoso, però pensiamo che sia più importante la modalità di gestione successiva, nel senso che l'idea è quella appunto di coinvolgere l'agricoltore che già gestiva l'area per un mantenimento dell'area attraverso gli sfalci, cercando di favorire poi la maggior biodiversità possibile con la gestione.
Grazie. Direi che anche in questo caso torna il ruolo dell'agricoltore come soggetto che coinvolge, che viene coinvolto nella manutenzione successiva. Direi che sta diventando un po' il filo conduttore di tutti gli interventi a questo punto, in maniera penso anche abbastanza indipendenti l'uno dagli altri. Direi che a questo punto i prossimi due interventi invece sono a opera dell'università. L'università, la facoltà di Milano, l'Università di Milano è stata un partner scientifico del progetto Natura Vagante su due fronti diversi con due dipartimenti distinti e ha costituito un po' il referente scientifico di tutto il progetto, per cui incomincerei a invitare il professor Saracchi del DEFENS. Adesso sbaglierò sicuramente la dizione del dipartimento, ci provo, il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università di Studi di Milano. Perfetto, che okay. Magari l'hanno cambiato perché qua cambia. Peggio dei ministeri qui è un attimo. Prego professore. Grazie a tutti. È strano voler cominciare proprio questa presentazione con i ringraziamenti. Normalmente si ringrazia sempre alla fine. E invece è l'importante, secondo me, in questo caso, ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, perché anche a livello nostro di laboratorio siamo stati in tanti, siamo stati di più di quelli che pensavamo di essere. Ognuno ci ha dato qualcosa, ognuno con le proprie peculiarità anche dal punto di vista scientifico, non solo, diciamo, i titoli a volte servono solo, come diceva Govi, per far guadagnare anche un po' i tipografi, no? E poi li si tolgono per umiltà, per far capire che in realtà da noi ci sono stati coinvolti tutti, diciamo dai professori ai ricercatori, ai tecnici, agli studenti, ai borsisti. È stato veramente un lavoro corale, ma non solo. Bisognerebbe ringraziare anche chi ci ha aiutato dall'esterno, Anna in particolar modo per me è una colonna, e anche gli agricoltori, chi ci ha dato una mano a fare anche i lavori di campo. Senza dell'aiuto pratico delle varie squadre non avremmo potuto fare niente, sarebbe stato un intervento zoppo. E allora, dopo questi ringraziamenti, volevo così portarvi brevemente, perché non volevo entrare troppo nei dettagli, vi annoierei un po' e sarebbe anche un po' corto il tempo a disposizione, ma qual era il problema? Beh, lo vedete qua un po', il problema centrale è l'ailanto, no? E trovare in qualche modo, diciamo, per fermarne l'avanzata. In realtà questa è la scheda, direi ufficialmente, dove siamo inseriti i vari tipi progetti, l'obiettivo, il responsabile scientifico, professor Cortesi, che vi saluta, ma oggi decisamente non ha potuto essere qua. Però veniamo appunto al cuore, potremmo dire, del mio intervento. Beh, in realtà l'ailanto è una pianta aliena, ovviamente aliena, termine che viene spesso usato per niente omini verdi, niente strane mostri nei giardini, però una pianta aliena che qualche volta in generale è stata introdotta dall'uomo volontariamente o involontariamente. Tra l'altro, nel caso dell'ailanto lo è stato fatto volontariamente. Il problema è che poi quando si entra in un ecosistema fisicamente con una pianta, uno può avere, e normalmente lo si fa con uno scopo preciso, adesso ve lo racconterò anche, poi si possono avere i benefici per cui uno è partito, aveva delle idee, i propositi erano buoni, poi qualche volta per errori di valutazione sull'impatto ambientale, su mancate anche conoscenze che ci sono di certi interventi, diciamo che la cosa può sfuggire di mano, e forse l'ailanto è proprio sfuggito di mano. Ma cosa ci faceva qua? L'ailanto è arrivato in America e in Europa, è stato importato nel 1740-1760, perché fondamentalmente era una pianta, cresceva in fretta, era bella, fioriva
qualcuno diceva in maniera carina, dava ombra, era il momento un po' delle cineserie, tutto ciò che arrivava dall'estero era bello e ce lo siamo importati. Qualche annetto dopo, siamo a 1840, la nostra industria serica ha avuto un serissimo problema da parte di un metazoo, e a quel punto stava crollando tutto dal punto di vista della sericoltura lombarda soprattutto, e qualcuno ha detto: vabbè, se le cose vanno male con il nostro bacco da seta, con il gelso, sostituiamo il tutto, conosciamo l'ailanto, conosciamo questo bel farfallone, il bombice dell'ailanto che è la Samia cinzia, usiamolo. La farfalla continua a svolazzare nei nostri campi, ogni tanto la vediamo, l'ailanto ci ha invaso, la seta non l'abbiamo mai vista, nel frattempo Pasteur ha anche risolto il problema, per cui quel poco di sericoltura che c'è stato è andato avanti, noi ci siamo ritenuti fondamentalmente a che fare con questo errore di valutazione che è l'ailanto. Ailanto che lo sapete benissimo, va ovunque, frugalissimo, cresce dove le altre piante non crescono, spacca qualunque cosa. Questa in basso a destra è una bellissima foto di una nostra dottoressa, guardate un po' dove sta crescendo addirittura la pianta. Chi riesce a fermarla? Riesce a sopprimere anche le altre, veramente invasiva. E tra l'altro appunto anche il Parlamento Europeo nei suoi regolamenti ha previsto di fermare le piante aliene, le piante invasive, soprattutto quelle che minacciano anche la biodiversità, quelle che minacciano i servizi ecosistemici, bisogna fermarla. Ovviamente il problema non è solo nostro, l'hanno sviluppato in tanti anche a livello mondiale, c'è chi ha proposto dei sistemi di tipo meccanici, con un disturbo ambientale, con implementando il ricaccio. Anna lo sa benissimo, nel momento in cui si taglia una pianta si rischia di farne crescere più di quelle che uno ha eliminato. Uso di mezzi chimici con vincoli legislativi nelle aree protette giustamente non si possono fare, dove ci sono aree urbane non si possono fare. L'uso del prodotto chimico, se in qualche situazione può avere un ottimo risultato, da altre parti ha dei vincoli abbastanza interessanti. Il mondo del biologico, qui bisogna stare molto attenti a parlare di biologico, io lavoro nel campo del biologico da più di 40 anni e tengo a precisarlo. L'hanno affrontato in diversi, tanto per intenderci, già in America, dove era stato anche importato nel 1860, hanno scoperto che c'era un potenziale fungo patogeno in grado di fermare l'ailanto, perlomeno di rallentarlo, perché nel mondo del biologico bisogna sempre stare attenti a non essere assoluti, magari basta dare una mano. A livello europeo hanno trovato un altro fungo, il Verticillium dalie. Bisogna stare attenti con il biologico. Noi nel nostro progetto di ricerca uno dei vincoli che ci siamo dati, che bisogna darsi, sono quelli che bisogna stare attenti che il patogeno non combini, cioè l'agente biologico non combini più guai di quelli che cerca di riparare, che non sia neanche facilmente tanto diffusibile nell'ambiente, che uno possa fare degli interventi mirati, che sia facile da applicare, non deve essere un qualcosa di, non è una centrale nucleare che deve essere azionata, deve essere un qualcosa di veramente applicabile a livello di agricoltore volendo, e comunque deve essere pensato da applicare anche in parallelo con altri tipi di interventi, non deve essere esclusivo. Le nostre fasi del progetto di ricerca, beh, ecco una cosa che non ho detto: quando si fanno questi tipi di interventi sarebbe sempre bene non andare a cercare chissà dove la soluzione, ma cercarla in casa, perché spesso c'è, e qui si parte ancora prima del progetto Natura Vagante, terza volta, vero Anna? Siamo partiti tanti anni fa vedendo degli ailanti che deperivano. La nostra storia è cominciata lì. Perché deperiscono? Se muoiono, verrebbe dire ben venga, ma anche scoprire il perché non sarebbe male. E allora abbiamo ampliato nell'ambito del progetto Natura Vagante la ricerca delle piante che naturalmente morivano. Qui voleva dire fare tutta una serie di analisi, verrebbe da dire una serie di autopsie alla ricerca
dell'agente gente patogeno che in qualche modo andava ad attaccare, ad uccidere queste piante. Ovviamente vi risparmio il numero di piante abbattute, il numero di isolamenti, perché poi bisogna ovviamente scovarli, identificarli, capirle chi sono. Qui è facile, verrebbe da dire, dirle in pochi secondi, ma il lavoro che è stato fatto a livello di laboratorio è stato veramente un lavoro meticoloso e lungo. E poi dopo che uno ha lì un pattern, di un portafoglio di potenziali agenti patogeni, beh, uno dice, ma dalle altre parti del mondo hanno usato questo fungo, quest'altro fungo, noi l'abbiamo trovato, abbiamo qualcosa di simile, possiamo cercare un parallelo da usare? Per cui anche qui noi abbiamo nel contesto, ne abbiamo isolati 5 o 6, poi li abbiamo ridotti a 2 potenziali patogeni. E qui a questo punto bisognava anche produrlo, perché a un certo momento si voleva passare dal laboratorio, dalla serra, perché tutte le prove all'inizio sono state fatte in serra, passare al campo e inventarsi un metodo per inocularlo nelle piante. Qui mancherebbe anche la terza, la quarta fotografia, verrebbe da dire, di metodi inventati quest'estate al momento. E poi li abbiamo trattati, abbiamo trattato gli ailanti per vedere se effettivamente qualcuno di questi patogeni di fatto uccideva gli ailanti. E l'abbiamo fatto in determinate zone diverse fra di loro per caratteristiche, per età delle piante. Qui vedete anche nella tabella le aree coinvolte. Tra l'altro torna di nuovo l'isolotto, con l'agricoltore, un altro dei punti delle colonne portanti, penso, di questo progetto. I numeri sono diventati importanti anche con un intervento di quest'estate, dove abbiamo di fatto simulato un controllo su più di 600 piante, 600-800 piante, i nomi sono gli ultimi. Vedete le aree, direi tutte peculiari. Risultati veramente pochi. Guardate, abbiamo visto soprattutto l'anno dopo le inoculazioni che cosa succedeva alle piante. Le abbiamo classificate sulla base, ma vegetano ancora bene, stentano o addirittura muoiono, no? Un po' dalla morte che vedete sulla sinistra alla pianta sana a destra. Beh, guardate, con quelli trattati con i nostri due funghi, le piante fondamentalmente con sintomi che stavano male o che morivano aumentavano del 30%, 30, 60, 90% rispetto alle aree sane. Tra l'altro le piante senza sintomi, per cui quelle che vegetavano bene, nelle piante trattate sono crollate praticamente a zero. Ciò vuol dire che i nostri funghi effettivamente arrivavano ad uccidere o a far deperire sensibilmente gli ailanti. E questo davvero in modo indifferente per età, per localizzazione, per gestione delle aree. Veramente dei funghi molto interessanti. Date un'occhiata anche qui, senza vedere troppo i numeri, sfiderei chiunque con la foto in alto a capire quali sono le piante trattate. Abbastanza facile da capire. In basso, questa in basso è la zona dell'isolotto, proprio giusto per tornare sul discorso. Vedete anche lì le piante trattate la primavera dopo, come effettivamente subiscono i deperimenti. Anche piante con 30 cm di diametro siamo riusciti a fermare. Vabbè, abbiamo anche ovviamente soddisfatto i postulati di Koch della serie, che abbiamo inserito nelle piante, l'abbiamo anche ritirato fuori per essere corretti dal punto di vista scientifico, per dire li abbiamo inseriti, li abbiamo inoculati ed effettivamente sono stati loro a far deperire gli alberi. Verrebbe da dire, e adesso? Direi che fino adesso la parte è stata quella facile. Adesso i due potenziali agenti di biocontrollo ci sarebbero, l'origine locale è garantita, per cui sono dei buoni DOC, per cui abbiamo dei potenziali agenti utilizzabili. Funzionano, l'abbiamo visto, abbiamo qualche questione ovviamente scientifica ancora aperta, perché è ovvio, bisogna sempre andare con cautela, è ancora da verificare scientificamente, provare scientificamente se è possibile o no
dipende come si guarda il problema, il passaggio da pianta a pianta, seguirne l'eventuale destino ambientale, perché anche lì uno rilascia qualcosa, poi non vorremmo fare come hanno fatto l'Ailanto, della serie, finché non ci sono le prove scientifiche uno può avere tanti buoni propositi, tanti presupposti, diciamo, che ci fanno ben sperare, però poi uno deve avere esattamente il numero perfetto che ti dia la certezza. Il destino della metodologia, come per tutte le opere biologiche, non è facile. In teoria uno non può farlo in proprio, dovrebbe essere autorizzato, dovrebbe avere... Entrare nel mondo dell'agrofarmaco biologico sarà tutto da vedere, ma avendo però un buono strumento di partenza e il problema essendo grosso, può darsi che la via si apra anche verso questa direzione, cioè che possa diventare uno strumento comune, applicabile assieme al pari di tanti altri. E la, il finale era un po' come riprendere l'inizio, qui ce ne sono alcuni di persone coinvolte, che però appunto, non volendo dimenticare nessuno, ringrazio tutti. Grazie. Ecco, in attesa di eventuali domande dal pubblico, prego. No, volevo chiederle, una parte della mia domanda aveva già risposto al discorso del passaggio da pianta a pianta. Mi chiedevo se una volta fatta la sperimentazione, il patogeno resta nella pianta dell'individuo che avete scelto, se avete visto che questo patogeno resta solo sull'ailanto oppure si va a espandere anche su altre specie vegetali. E quindi appunto che tempi vi date per verificare questo? Grazie. Allora, il presupposto è quello che non dovrebbe lasciare la ceppaia. Siamo abbastanza tranquilli che non lascia la ceppaia. Si espande molto probabilmente nella ceppaia, quella è una cosa interessante perché probabilmente inoculando un pollone uno riesce a controllare tutto il blocco di fusti, e qui adesso sarà da vedere. Non è facile, anche perché banalmente sarà un tipo di prova molto mirata, perché per farlo in maniera banale dovremo marcare il microorganismo, inocularlo, perché non ci si può, perché questo esiste in natura, non possiamo dire lo inoculiamo qua e lo ritroviamo qua, ma se quello che ritroviamo qua era lì per gli affari suoi, allora dobbiamo praticamente fare delle prove marcando il patogeno, inserendolo in una pianta e andando a controllare che lì vicino, come noi presupponiamo, non esca, non se ne vada in giro. Però va fatto con un ceppo marcato. Non è facile ottenere un ceppo marcato di questo fungo, è qualche mese che ci stiamo... che una dottoranda ci sta litigando. Quando avremo il ceppo marcato riusciremo a partire anche con delle prove mirate, ovviamente vuole dire almeno un anno di inoculazione e poi qualche mese di ricerca. Ecco, mi scusi, faccio una domanda se non c'è fra il pubblico. Ah, prego, prego, prego. No, chiedevo, immagino che se esiste in natura avrà una maniera di diffondersi, quindi... Sì, è lentissimo, proprio perché essendo nell'apparato radicale ed eventualmente nella terra, una volta che finisce l'apparato radicale, da lì in poi trova tantissime difficoltà a muoversi, tanto che queste sono problematiche che in campo agricolo, con problemi simili, si muovono per movimenti di terra, cioè più facile che, piuttosto che andare in giro lui il patogeno, è perché venga portato da qualcun altro, per cui in teoria in un ambiente dove non ci sono movimenti di terra, diciamo, il rischio di spostamento viene ulteriormente ridotto.
Beh, intanto grazie per la presentazione. Volevo sapere se avete provato a testare il trattamento simultaneo con entrambi i patogeni e a confrontarlo con i trattamenti singoli. Bel proposito. Per vedere se ci sono effetti sinergici, additivi o anzi di contrasto, per cui i due patogeni magari si fanno la guerra tra di loro e sono meno efficaci in maniera combinata. Lo aggiungo, e adesso metteremo anche questo. No, per il momento non sono stati fatti. Già seguire, inoculare e controllare un patogeno alla volta e fare ammalare le piante con un patogeno non è facilissimo. Provarlo con due, effettivamente è una cosa parecchio interessante, non c'eravamo ancora arrivati. Grazie dell'idea. Ecco, no, chiedo io, ma i funghi che avete isolato come patogeni potenziali, sono funghi presenti nella flora locale o te la portiamo dietro insieme al patogeno, insieme all'elanto? Sono decisamente presenti nella microflora nostra, tranquilla, sì, niente di alieno. Quanta gente oggi a far domande? Tra i due patogeni che avete isolato, poi come avete scelto quello che avete in effetti sperimentato? Allora, in realtà li abbiamo sperimentati tutti e due in campo. In realtà dai 5 di partenza abbiamo, tramite le prove di serra, abbiamo diciamo scelto i due più cattivi. Sì. Potete concedermi il termine, i due più cattivi sono finiti nelle prove di campo, sì. E poi tra l'altro non sono tutti e due cattivi allo stesso modo, ce n'è uno diciamo più bravo dell'altro, più bravo dal nostro punto di vista ovviamente, più cattivo. Il patologo non dovete mai chiedere commenti belli, brutti, perché tante volte i commenti sono da vedere dall'altra parte. Una domanda semplice, ma visto che sono già nella nostra natura e tutto, perché ci preoccupiamo tanto che c'è già, se si diffonde le altre piante, l'unico problema è che inocularlo a tantissime piante potrebbe diffondersi a macchia d'olio, però se è già italiano, se è già diffuso, dove sono tutte queste preoccupazioni? Beh, la preoccupazione è esattamente quella, perché lasciato a se stesso, diciamo, si muove molto lentamente, può colpire al limite un gruppo di piante molto vicine e quant'altro e non creare un problema. Andarlo in giro, sinceramente, a spargere così a destra manca, senza nessun tipo di idea, per qualunque tipo di organismo, fosse anche il più bravo di sta terra, non me la sentirei, nel senso, bisogna sempre fare qualcosa di mirato. E anche in questo caso forse saranno più adatti gli interventi magari su dei nuclei di ailanti, piuttosto che le piante singole sparse qua e là. Ecco perché dicevo che sarebbe comunque cosa buona e giusta usare tutti i mezzi a disposizione e non confidare in uno solo. Non mi fido mai nel confidare in una sola arma, diciamo, il risultato finale. È la somma che fa il totale. Bene, se non ci sono altre domande, ringrazierei il professore per la disponibilità. Grazie. E invito appunto al tavolo l'altra struttura portante scientifica del progetto Natura Vagante, il professor Cavicchioli del Dipartimento Scienze e Politica Ambientale dell'Università di Studi di Milano, giusto anche in questo caso il dipartimento, ok, sul tema pastorizia transumante, e qua si torna alle nostre pecore, pastorizia transumante, aree protette e pascolo di servizio. Cioè, si sente. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, ringrazio chi ci ospita, chi ha organizzato diciamo, la parte di comunicazione, chi ha organizzato il convegno e tutti i colleghi e le colleghe del partenariato del progetto. Quello che andrò diciamo, a illustrare in questa mia presentazione in realtà è
per motivi organizzativi è stato messo nel pomeriggio, ma il contributo che il nostro gruppo di lavoro ha dato è stato in realtà propedeutico alle attività che sono state presentate questa mattina, cioè l'attività di definizione e implementazione dello schema di PES. Quindi quello di cui vorrei parlarvi oggi in questa presentazione è sostanzialmente prima le attività programmate, quelle realizzate all'interno del progetto, e poi in particolare tutto quello che riguarda il pascolo di servizio, quindi lo schema di PES inquadrato dal punto di vista concettuale. Ho messo anche un semi-PES e poi capirete il perché, e alla luce anche di quello che avete sentito per chi ha potuto partecipare questa mattina, quali sono state le problematicità, quali le soluzioni e le esperienze, quindi gli apprendimenti dall'applicazione o dal tentativo di implementazione dello schema di PES. E poi vorrei parlarvi degli sviluppi futuri e delle possibili interazioni e delle sinergie con iniziative analoghe, simili dal punto di vista territoriale, soggettivo, perché sono coinvolti anche in quel caso i pastori e l'attività transumante. Infine, come ha fatto anche il mio collega Marco Saracchi, un ringraziamento al gruppo di lavoro che con me ha collaborato a questa parte del progetto. Sostanzialmente l'attività programmate all'interno, diciamo, e svolte all'interno del progetto hanno riguardato sostanzialmente il supporto teorico a inquadrare e definire lo schema di PES del progetto. Quindi per chi non fosse stato presente stamattina, per PES intendiamo pagamento per servizio ecosistemico tra i pastori transumanti e comuni, enti gestori, agricoltori, quindi soggetti diversi dai pastori che possono offrire delle aree di pascolamento in cambio di attività e servizi ecosistemici. La prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di dare un inquadramento di natura teorica, quindi un'analisi della letteratura e soprattutto delle metodologie utilizzate in altri contesti per valutare servizi ecosistemici offerti nelle aree di transumanza. In particolare abbiamo individuato la metodologia di Oteros Rosas del 2012 applicata in Spagna per valutare i servizi ecosistemici della transumanza, da cui abbiamo nucleato alcuni contributi, diciamo alcune metodologie di indagine che poi abbiamo applicato per creare un questionario che abbiamo creato e somministrato ai comuni del partenariato sulle, diciamo, loro relazioni, percezioni, problematicità e interazioni con l'attività di transumanza, che sono stati poi organizzati in una, diciamo, con una semplice analisi dei dati per fornire ai professionisti che poi sono stati incaricati di redigere il piano di transumanza e la definizione dello schema di PES. Ecco, queste informazioni che sono state derivate dai comuni del partenariato sono state fornite e presentate anche, diciamo, in forma di risultati questa mattina nella presentazione fatta da Stefano Dadda. Dopodiché abbiamo cercato di individuare casi di studio simili in letteratura da adattare alle aree del partenariato, e quindi in particolare l'esperienza già svolta in passato sul Parco dei Colli di Brescia, presente nella pubblicazione di Corti e altri del 2010, e l'analisi fatta da Varela e altri colleghi nel 2010 di condivisione e scambio delle esperienze nell'ambito della comunità di pratica Capitale Naturale 2, che riunisce i cinque partenariati dei cinque progetti finanziati con col bando Capitale Naturale 2. Inoltre, nell'ambito di questo progetto si è creata una collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano per svolgere un'analisi preliminare per valutare se in che misura fosse lo schema di PES concepito all'interno del progetto Natura Vagante fosse in qualche modo esportabile nel contesto del Parco Nazionale del Gargano. Questo ha dato luogo a un cofinanziamento di un assegno di ricerca, per cui la persona reclutata in parte ha lavorato su tutte le attività del progetto Natura Vagante e in parte ha fatto un'analisi sul Parco del Gargano, anche se di natura preliminare. Comunque c'è stato anche, appunto, una comunicazione, uno scambio di informazioni tra le due realtà.
richiamo brevemente, specialmente per chi non è potuto partecipare stamattina, quindi forse ripeto e riassumo alcuni concetti espressi negli interventi della mattina. Il concetto dello schema di pagamento del servizio ecosistemico, o in realtà PES o semi-PES, nasce da quest'idea per cui in Lombardia e in generale nel nord Italia, in particolare in Lombardia e nelle aree del partenariato, c'è stata una crescente urbanizzazione, quindi con sottrazione di suolo sia all'agricoltura che alle aree naturali formi, con interruzione di reti e corridoi ecologici. Questo ha portato come reazione uguale contraria alla creazione di aree protette per la conservazione di ecosistemi, che hanno portato tuttavia giustamente a limitazione delle attività antropiche. Il terzo attore di questo quadro è la pastorizia ovina transumante, che, come abbiamo visto ampiamente questa mattina, è un'attività economica nel nord Italia, in Lombardia, quindi non solo folklore, tant'è vero che per la sostenibilità economica di questa attività la dimensione media del gregge e delle mandrie sono dai 700 ai 1500 capi, con tutti i problemi che abbiamo visto di interazione, di spostamento, di occupazione del suolo. Questa realtà questi greggi sono in continuo movimento, quindi in inverno hanno una transumanza piccola in pianura e in estate si spostano sugli alpeggi di montagna, con la continua necessità di alimentare il greggio. Ovviamente il combinato disposto di queste tre realtà, quindi la crescente urbanizzazione, le aree protette che pongono giustamente dei vincoli alle attività antropiche, compresa la pastorizia, e la presenza di questo tipo di pastorizia transumante, crea dei problemi, delle criticità dovute in particolare allo difficoltà di spostamento, allo stazionamento, al pascolamento dei greggi transumanti e difficoltà. Contemporaneamente rileviamo che ci sono difficoltà da parte dei comuni delle aree protette a mantenere e a finanziare la manutenzione del proprio territorio, del capitale naturale che è in loro, sotto la loro responsabilità di gestione. E quindi quello che si è pensato, che è il nucleo centrale dello schema originario di PES, è quello di partire da esigenze diverse e potenzialmente in conflitto, contrastanti, quindi le esigenze delle aree protette di mantenimento degli habitat di fruizione da parte della popolazione e quella dei pastori di avere aree di pascolo, di transito, di stazionamento certe, senza incorrere in sanzioni, senza incorrere in conflitti con i vari attori che agiscono sul territorio. E quindi la soluzione che è stata pensata è quella del pascolo di servizio come schema di PES, in cui, detta proprio in maniera generalista, il pastore garantisce la manutenzione di certi habitat con il suo gregge e il comune, l'area protetta, ma può essere anche il soggetto privato, compensa il pastore per i costi del servizio svolto dal gregge con una compensazione monetaria oppure resa in natura sotto forma di area di transito e di sosta. Ecco, questo vi presento quello che abbiamo trovato essere il modello di pagamento per servizio ecosistemico già in essere, già studiato, già presentato in questa pubblicazione di Varela e altri del 2018 con il pascolo per prevenzione di incendi che abbiamo cercato di adattare al nostro contesto. In questo caso la situazione di partenza è che ci sono dei benefici privati legati al reddito dell'attività di pastorizia transumante e dei costi che deve sostenere l'ente gestore di una certa area per il mantenimento dell'area. In questo caso le aree considerate in questa analisi erano aree soggette ad incendio e quindi l'attività, il servizio ecosistemico svolto era quello di mantenere una certa pulizia del sottobosco per evitare che si creassero le condizioni per lo sviluppo di incendi boschivi. E quindi l'idea era quella di fare in modo di creare un pascolamento targetizzato, quindi un pascolamento mirato per svolgere il servizio ecosistemico e quindi per mantenere puliti i boschi. Ovviamente
mantenere pulite certe aree significa avere un subottimo in termini di pascolamento, e quindi questo può causare una perdita ponderale del peso del gregge, perché c'è un'alimentazione subottimale, e al contempo c'è un risparmio dal punto di vista della manutenzione che deve fare l'ente per pulire il sottobosco. E quindi l'idea è sostanzialmente che si crei un pagamento che compensi, lo potete vedere evidenziato in arancione, sia da una parte la perdita ponderale del peso del gregge, quindi la perdita economica per il pastore, e il mancato costo, il risparmio per l'ente gestore, che avrebbe dovuto in alternativa fare la pulizia del bosco senza l'intervento del gregge. Ovviamente questo tipo di schema che è presente in letteratura, è stato applicato, ha delle problematicità che abbiamo riscontrato nell'interlocuzione che abbiamo avuto con chi ha ideato il progetto, con i tecnici facilitatori, con gli agronomi, con le feste del pastoralismo. La problematicità principale, le problematicità principali nel definire questo tipo di accordo con scambio monetario, era la difficoltà di sostanzialmente definire la capacità portante delle aree a pascolo di servizio e di eventuali aree compensative. Quindi era necessario, è un problema ancora aperto, riuscire a mappare e a capire quanti capi per una certa unità di tempo può sostenere una certa area dal punto di vista, senza creare ovviamente un eccessivo carico di bestiame e senza sottoalimentare il gregge stesso. E poi c'è un altro aspetto, ci sono delle risorse limitate, cioè i comuni e le aree parco hanno risorse limitate e magari non hanno risorse sufficienti per pagare il pascolo di servizio, perché sappiamo che gli enti pubblici sono sempre in maggiore ristrettezza economica. E poi l'altro aspetto problematico è che normalmente i pastori, la pastorizia ovina trasumante produce carne, e quindi non accettano tendenzialmente il calo ponderale del gregge, quindi preferiscono un pagamento in natura, cioè in aree di pascolo e stazionamento certe rispetto a un possibile ipotetico pagamento compensazione in denaro. E infine, questo è un insegnamento che abbiamo tratto appunto dall'esperienza che ha presentato Niccolò Mapelli questa mattina, la formalizzazione di pratiche stratificate di consuetudini, se formalizzate la formalizzazione di queste pratiche può scoraggiare o intimorire le parti che potrebbero essere interessate allo schema di PES, come è successo nei casi di stamattina, in cui alcuni soggetti si sono tornati indietro perché non volevano mettere una firma, avevano paura che la formalizzazione anche solo con un accordo molto molto semplificato, molto flessibile, potesse generare dei diritti o portare all'estinzione di alcuni altri diritti di utilizzo del suolo. Le soluzioni che abbiamo pensato o che ci derivano dall'esperienza che abbiamo fatto fino adesso è che, data la varietà dei contesti in cui si possono, pensando anche solo al partenariato di natura vagante, che è comunque molto composito, la varietà di questi contesti non permette di stabilire un unico criterio per il pagamento del pascolo di servizio, e quindi occorre uno sforzo di flessibilità negli accordi per il pascolo di servizio, per cui in particolare possiamo pensare a una compensazione monetaria del servizio laddove possibile. In questo caso, se c'è uno scambio di denaro per prestazioni corrispettive, allora si parla di schema di pagamento per servizio ecosistemico, infatti la pista per pagamento. Altrimenti, laddove c'è una compensazione in natura del servizio, per cui l'ente gestore riceve una manutenzione su certe aree e dà in cambio aree di transito e pascolamento su in altre zone allo stesso gregge, allora parliamo di schema di semi-PES o like-PES, perché non c'è uno scambio monetario. Inoltre, dato il carattere informale delle relazioni che intercorrono tra la pastorizia ovina transumante e gli altri soggetti del territorio,
Riteniamo che sia opportuno che siano le parti coinvolte negli schemi di PES o semi-PES ad accordarsi su pagamenti e compensazioni. Questo lo traiamo anche dall'esperienza dell'articolo 45 della legge 203 del 82 sull'affitto di fondo rustico a conduttore coltivatore diretto. La legge, quando è stata emanata, era molto restrittiva per entrambe le parti. Si temeva che potesse portare a un ingessamento, a un blocco del sistema del mercato fondiario, del mercato degli affitti, e allora è stato introdotto l'articolo 45 che diceva: in deroga a tutto quello che è contenuto nella legge, se le parti si accordano assistite eventualmente dai loro rappresentanti, possono stabilire nell'ambito, diciamo, entro certi limiti, possono derogare a tutta una serie di norme presenti nella legge che disciplina gli affitti. Ecco, io vedo gli accordi sui pagamenti per i servizi ecosistemici in questo modo, cioè con una certa dove appunto l'esperienza di questo progetto fornisce dei criteri per la compensazione dei servizi corrispettivi, ma lasciando la libertà alle parti di accordarsi. Perché abbiamo visto che, data l'informalità di questo settore, è necessario fornire la maggiore flessibilità possibile. Quindi quello che abbiamo imparato, vado un po' più veloce perché forse il tempo stringe, è flessibilità nella definizione degli schemi di PES o semi-PES per conciliare appunto i caratteri informali che caratterizzano l'informalità della pastorizia transumante con un livello minimo che è sempre necessario di regole condivise. E poi un altro aspetto: abbiamo visto che la capacità portante delle aree in termini di pascolamento è un dato che manca e che sarebbe meglio rilevare, stimare e sistematizzare per facilitare per supportare meglio la definizione degli schemi di pagamento per servizio ecosistemico o le compensazioni tra aree di utilizzo. Infine, questa è una proposta che mi è venuta in mente dalle riflessioni che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Un supporto per definire la capacità portante delle aree potrebbe essere quella della moderna tecnologia, che permette con il telerilevamento di stimare in modo indiretto la capacità, il volume di vegetazione potenziale o effettivo di un certo appezzamento di terreno attraverso gli indici di vegetazione che possono essere rilevati. Ovviamente questo è un tassello del mosaico, perché poi il dato di massa vegetale potenziale che una certa area può fornire deve essere incrociato con analisi di natura floristica, di natura geopedologica, ma questo sappiamo che con i moderni sistemi informativi territoriali è possibile farlo e utilizzare la potenzialità degli incroci delle banche dati esistenti. Per chiudere, menziono quali sono state le inaspettate interazioni e collaborazioni che si sono create grazie attorno allo schema di PES del progetto Natura Vagante. Quindi uno studio di fattibilità dello schema di PES nel Parco del Gargano, dove, a differenza della realtà nostra di pastorizia aviana transumante, c'è una prevalenza di pascolo stanziale, prevalentemente bovino, e un abbandono della transumanza. La presenza di molte aree a tutela speciale, il Parco del Gargano è un parco nazionale, quindi istituito con vincoli diversi rispetto ai parchi di asta fluviale del nostro partenariato, e quindi c'è una limitazione al pascolo che rafforza la necessità di prevedere uno schema di PES. E poi c'è il servizio ecosistemico fornito dal bestiame al pascolo, in questo caso prevalentemente per la prevenzione degli incendi, che è riproponibile, se ci pensiamo, anche ad altri contesti, specialmente nelle aree del Mezzogiorno d'Italia, ma non solo, perché anche in alcune aree del nord, nell'arco alpino, è il problema degli incendi è un problema pressante. Inoltre, e vado in conclusione, si sono create anche delle sinergie potenziali, delle sinergie effettive o potenziali con altri soggetti pubblici. Grazie alla comunità di pratica che ha messo intorno a un tavolo tutti i partenariati del bando Capitale Naturale 2, abbiamo scoperto che c'è uno schema di PES del progetto Coro, Capitale Orobie, capofila Parco delle Orobie Bergamasche, per la valorizzazione degli alpeggi dati in concessione. Qui c'è una continuità di natura soggettiva, perché
i pastori transumanti sono gli stessi che vanno a caricare gli alpeggi durante l'estate, ma durante la stagione invernale e a inizio primavera stanno in pianura e quindi occupano, diciamo, sono protagonisti potenzialmente dello schema di PES in pianura e possono diventarlo anche di protagonisti di questo schema di PES sul pensato, ideato dal progetto Coro. Inoltre, per una continuità di natura territoriale, il Parco del Fiume Serio ha approvato un piano di transumanza e quindi c'è una continuità sia territoriale di contiguità tra i parchi a nord e sud del Parco del Serio e una continuità soggettiva in termini di pastori transumanti. Concludo ringraziando, come è d'obbligo, gli altri membri che hanno lavorato con me alla definizione e all'attività a supporto della definizione dello schema di PES, che sono il professor Danilo Bertoni del mio stesso dipartimento e la dottoressa Diana Caporale, che è stata titolare dell'assieme di ricerca cofinanziato tra il progetto Natura Vagante e il Parco Nazionale del Gargano. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, come al solito se qualcuno ha qualche domanda da presentare fra il pubblico o online, allora faccio io, che non è mia, non è una domanda, in realtà è una considerazione sul fatto che i PES sono un argomento, tra virgolette, di moda, anche se il termine di moda è assolutamente denigratorio rispetto a quello che è la vera potenzialità di questo strumento. Ci dobbiamo rendere conto tutti noi, sia operatori della pubblica amministrazione che operatori sociali, che oramai dobbiamo arrivare a cambiare un po' il paradigma. Non esiste più, è troppo limitativo pensare al finanziamento pubblico, ai soldi pubblici dati sul progetto, sull'iniziativa, sull'opera pubblica, ma dobbiamo sempre più considerare che e noi pubbliche amministrazioni, noi un po' ridondante, le pubbliche amministrazioni sono un po' il punto di contatto fra il pubblico, e qua è un universo di portatori di interessi differenti, e gli operatori economici, che sono dei soggetti, un altro universo che fornisce dei servizi, e noi dobbiamo sforzarci di essere il punto di contatto di questi due universi, cioè andare a capire come collegare un operatore economico in grado di svolgere una funzione con un pubblico, un portatore di interessi, un soggetto che ha questi benefici da parte dell'operatore. E questo soggetto che ha dei benefici chiaramente deve essere conscio che deve retribuire questi benefici, che li retribuisca in maniera indiretta pagando le tasse e quindi dando i soldi alla pubblica amministrazione che poi paga il servizio, o la riconosca direttamente pagando il biglietto, molto banalmente. Le due cose in realtà sono semplicemente forme diverse della stessa sostanza. Non è un compito semplice, perché la pubblica amministrazione non è assolutamente abituata a ragionare in questi termini, neanche gli operatori sono abituati a ragionare in questi termini e secondo me neanche il pubblico è abituato a ragionare in questi termini. Banalmente, agganciandosi al discorso di stamattina con il rappresentante degli agricoltori, quando io dicevo che il PAN, il Parco Agricolo Nord-Est, ma vale anche per l'ADDA, per i colleghi degli altri parchi, la gente utilizza il territorio del parco convinto che sia proprietà pubblica semplicemente perché c'è un ente pubblico che lo coordina, lo gestisce, eccetera. Non pensa assolutamente che in realtà lui sta sfruttando il lavoro di qualcun altro, cioè il lavoro degli agricoltori che mantengono quel terreno in un certo modo. Questo vale per noi, ma se fossimo sulle robe valtellinesi, bergamasche, visto che siamo tutti in abito bergamasco, se fossimo sulle robe bergamasche della stessa cosa, pensandola alle ditte boschive, pensandola a chi lavora nei boschi o gli alpeggiatori nei pascoli. Per cui in realtà i PES sono un argomento su cui bisognerà imparare a sfruttare, usarli in maniera facile, veloce e molto oculata. Sì, se posso aggiungere una cosa, in realtà diciamo questo convegno di chiusura del progetto è anche un tirare una riga e capire cosa abbiamo imparato e cosa si può fare per il futuro. Io sono stato, diciamo, nell'interazione con Nicolò Mappelli e con Stefano Dadda, ci siamo resi conto che in realtà cioè i vincoli normativi che sono un vincolo anche nella definizione degli schemi di PES non sono gli unici, perché ci sono anche dei vincoli di natura comportamentale. Ci vogliono le teste giuste, magari partendo con poche realtà, con pochi esperimenti di successo che poi possono essere esportati. Però c'è anche il vincolo normativo che poi si traduce in burocrazia
e gli enti che hanno titolo di parola sui territori demaniali, sulle aree demaniali, sono veramente tanti, e quindi forse bisognerebbe fare un ragionamento un po' più articolato dal punto di vista dell'armonizzazione delle competenze prima di andare a chiudere veramente un'ipotesi di regolamento per uno schema di PES. Questo è un ragionamento che consegno, diciamo, a tutti i partner del progetto, perché è importante che quando un progetto finisce si arrivi a dire: va bene, siamo arrivati fino a qua, la strada da fare è questa. Okay. Sì, volevo fare due considerazioni, mi sembra che abbia senso farle adesso perché si collegano anche all'intervento che hai fatto, che come ragionamenti per la pubblica amministrazione me ne venivano altri due. Uno, ci siamo resi conto che gli enti pubblici a volte, proprio perché questo mondo è molto variegato e teme un po' essere imbrigliato, queste realtà che abbiamo incontrato, l'amministrazione pubblica spesso è elefantiaca in certe dinamiche, e quindi non abbiamo dato per scontato che schemi di PES dovessero necessariamente transitare attraverso enti pubblici. Cioè, l'abbiamo fatto come esercizio considerevole in questi anni, perché solo con le risorse che il progetto ci ha consentito di gestire abbiamo potuto fare ricerca, sperimentare, tentare delle strade, ma questo non vuol necessariamente dire che schemi di PES non possano nascere anche più o meno spontaneamente tra soggetti privati, cioè anche perché le amministrazioni pubbliche possono non avere risorse o possono davvero rappresentare un freno per situazioni che invece magari spontaneamente si possono creare, magari facilitate da questi contatti che alla fine i professionisti che lavorano su questi temi un po' si conoscono sul territorio, conoscono i pastori, conoscono le realtà, quindi abbiamo disseminato e, ripeto, non necessariamente cose potranno nascere attraverso enti pubblici. E l'altro aspetto è che invece, come enti pubblici, in effetti bisogna guardare anche ai pagamenti per i sistemi ecologici anche nella nostra normativa, cioè siamo forse più legati a un retaggio di mitigazioni, compensazioni che spesso sono economiche per poterci consentire di fare altro, ma a volte invece è giusto anche aprire le porte, e non so, ad esempio nella nostra variante al piano l'argomento è stato inserito, al di là di inserirlo nella teoria, dobbiamo anche noi come enti pubblici, secondo me, esercitarci ad applicare e a trovare poi la concretezza di questi PES, di questi accordi in dinamiche che potrebbero essere valorizzate, diciamo. Ecco, queste due considerazioni. Sì, ecco, in realtà riguardo al coinvolgimento di soggetti non pubblici, eravamo stati noi a proporre questa idea di coinvolgere gli agricoltori con la terminazione delle cover crop. Peccato che il programma di sviluppo rurale appena buttato fuori vieta il pascolamento sulle cover crop, cioè vieta l'utilizzo di greggi per la terminazione delle cover crop. Questo non vuol dire che sia sempre vietato il pascolamento, però se un agricoltore aderisce alla misura del programma di sviluppo rurale per come è scritta adesso, e questa è una decisione presa non a livello regionale come avveniva nella scorsa programmazione, questa è una decisione presa a livello nazionale, un gregge transumante se la fa pascolare e lo beccano perde il contributo. Questo giusto per chiudere, e quindi c'è un ragionamento da aprire anche qui, perché posso anche cercare di spiegarvi perché è stata concepita questa norma, perché ormai giustamente c'è il timore di lasciare il suolo scoperto, perché abbiamo imparato che la lavorazione eccessiva del suolo, il suolo lasciato scoperto per lunghi periodi di tempo, portano alla ossidazione della sostanza organica, alla perdita di fertilità, alla perdita per uscellamento o per effetto degli agenti atmosferici. Allora il suolo va tenuto coperto anche quando non è coltivato. Questa è la logica delle cover crop, oltre al fatto di catturare l'azoto che si libera quando non c'è la coltura in corso. Però se, diciamo, chiunque abbia visto una cover crop sa che il volume che occupa
non rischia certo, diciamo, di diminuire per effetto di un pascolamento, cioè rimane comunque una copertura vegetale anche dopo il pascolamento. Quindi è sempre una questione di buon senso e di equilibrio tra nell'uso delle risorse e del suolo. Purtroppo siamo davanti a questo vincolo imposto dalle norme della politica agricola comunitaria, che valutiamo se sarà possibile modificare o rimuovere in futuro, ma per farlo ci vorrà un movimento di teste e di volontà di tante persone, di tanti soggetti che facciano capire che questa norma non ha gran senso, insomma. Bene, se siamo a posto, ringrazio il professore Micchi, grazie. E adesso andiamo, prego. Ritorniamo adesso, usciamo dal mondo accademico, anche se molto pratico, molto pragmatico, e caliamoci invece in altri due progetti, due proposte progettuali, i prossimi due interventi. Chiamerei su al tavolo la dottoressa Mazzoleni e il signor Besana, e il signor Sala dell'azienda agricola Due Soli di Besana Brianza. Anche qui un colloquio con un professionista, un agronomo professionista e un'azienda agricola, e qua si torna, come tutta la giornata, il rapporto con gli agricoltori come soggetti attivi in questo progetto Natura Vagante. Qua gioco in casa perché il progetto è del pane, quindi faccio il tifo per loro. Prego, passo la parola a voi. Eccoci. Allora, io sono Anna Mazzoleni, sono dottore agronomo, lavoro per Plis Pane come progettista e direttore dei lavori degli interventi previsti all'interno del Natura, di uno degli interventi previsti all'interno del Natura Vagante, perché in realtà Plis Pane ne ha diversi. Io vi parlerò adesso in questa sede di uno di questi interventi di Plis Pane, quello che, su cui diciamo puntiamo l'attenzione proprio perché rappresenta un po' questa logica di sperimentazione di modalità di agricoltura in chiave di servizio ecosistemico. Allora, questo era, diciamo, viene dal quadro generale del progetto Natura Vagante, che, come è stato detto e ricordato, era un grosso contenitore di tanti vari progetti. Tra i suoi molti obiettivi c'era quello, appunto, anche della riqualificazione ecologica delle aree coltivate. E all'interno di questo obiettivo specifico si colloca questo preciso intervento. Questo è un quadro sinottico, diciamo, di tutto l'elenco degli interventi puntuali e diffusi che componevano la struttura del progetto Natura Vagante. Vedete quello cerchiato in rosso, è il nostro angolino su cui adesso faremo uno zoom, che è l'intervento, appunto, uno degli interventi previsti di Plis Pane e che risponde appunto a questo obiettivo 2, cioè quindi quello che vedevamo prima di riqualificazione ecologica di aree coltivate come obiettivo prioritario, quantomeno. Quindi c'erano poi anche gli altri, ma questo era quello prioritario. Eccolo qui collocato, questo che vedete è più o meno il corridoio di sviluppo, quello che vedete in nero sono il corridoio di sviluppo dei vari comuni lungo l'asta dell'Adda e affluenti, che, diciamo, è un po' il corridoio ideale di ricostruzione del Natura Vagante. Vedete cerchiato in giallo il nostro intervento di Plis Pane, il numero 5, che si colloca appunto in questa zona del parco agricolo Nord-est e in questa zona diciamo a forte urbanizzazione, che rappresenta, appunto, come ricordava il direttore del parco, il dottor Merati, questa mattina, un'area molto urbana e antropizzata tra Milano, Monza Brianza, Bergamo e così via. Ecco qui la zona di intervento e queste che vedete indicate sono i mappali che poi, durante il corso del progetto, poi il Parco Agricolo Nord-Est è riuscito ad acquisire dai privati proprietari per lo sviluppo di questo progetto. Ecco, come vedete sono mappali tra loro non tutti collegati, per cui c'è una certa frammentazione anche proprio
nelle aree acquisite, ma proprio perché si è cercato di acquisire ciò che era possibile acquisire, cioè quindi che i proprietari erano disposti sostanzialmente a cedere e a prezzi sostenibili poi per il parco e per il budget di progetto. Questa frammentazione delle aree pone una difficoltà anche nella progettazione di interventi incisivi dal punto di vista ecologico, proprio perché intervenire su aree piccole, parcellizzate e tra loro disconnesse è più difficile in questa situazione ricostruire delle zone che hanno un'incisività dal punto di vista ecologico ed ecosistemico. Queste aree, come vedete, ecco, erano aree di fatto agricole coltivate e in qualche caso, tra l'altro, limitrofe a zone proprio urbanizzate. Vedete la recente urbanizzazione a fianco qui di questa area in sponda sinistra del Rio Vallone. Questo che vedete è il corso del Rio Vallone. Allora, qual è stato il principio ispiratore del progetto? Vista la particolare conformazione delle aree che avevamo a disposizione, il particolare contesto, ci si è ispirati a quelle che sono le esperienze che esistono in giro e sono reperibili, di agroforestry, questo termine inglese che riassume il concetto di fatto di una integrazione tra colture arboree, colture erbacee e anche utilizzo di animali al pascolo all'interno delle stesse aree, in un concetto proprio di integrazione culturale e di modalità di coltivazione. Questo sistema ha sicuramente dei vantaggi ecologici molto forti rispetto a un'agricoltura moderna come quella che siamo abituati a vedere nelle nostre aree. Ed è, allora, in realtà non è nulla di nuovo, nel senso che erano modalità molto diffuse prima della rivoluzione industriale all'interno del mondo agricolo. Poi, con l'avvento di un'agricoltura molto meccanizzata, soprattutto dal dopoguerra in poi, tutto il comparto agricolo è cambiato profondamente e profondamente è cambiata la modalità di gestione del mondo agricolo, quindi per necessità di meccanizzazione appezzamenti coltivati molto più grandi, spariscono siepi e filari, sparisce tutta una serie di modalità di gestione, spariscono talvolta anche gli animali, per cui le aziende agricole si specializzano in maniera estrema, per cui o aziende agricole che hanno solo la parte vegetale e non più la parte zootecnica, quindi con problemi poi di apporto di sostanza al suolo, di sostanza organica al suolo, e aziende invece che hanno solo la parte zootecnica e quasi non più quella vegetale, quindi con problemi di eccessi di sostanza al suolo che non sanno più come gestire. E quindi diciamo delle derive proprio scaturite da quella che è stata un'evoluzione del comparto agricolo. Ora cambiamo di nuovo fase, nel senso che ci troviamo di fronte ad altre sfide, ad altre necessità, e il mondo agricolo evolve di nuovo in un'altra direzione, che è quella invece di cercare di nuovo delle forme di integrazione delle varie modalità di produzione e dei vari aspetti dell'agricoltura anche in una chiave ecologica ed ecosistemica, che ormai si è accertato e condiviso essere una delle grosse emergenze a livello planetario, mondiale e a maggior ragione in Lombardia, dove che è una delle aree comunque più urbanizzate, antropizzate, credo, del mondo. Quindi grossa sfida. Ci sono varie esperienze, queste che vedete sono foto tratte da un sito della società di EURAF, che è la European Agroforestry Federation, un'associazione europea. Molte di queste esperienze, tra l'altro, non sono neanche consapevoli di essere agroforestry, sono praticate così spontaneamente, ma sono esempi di quello che può essere l'agroforestry. Cosa facciamo noi nel nostro progetto? Qualcosa di simile.
si presta il territorio, si presta per vari motivi, un po' per la forma delle parcelle, per cui dei sistemi di agroforestry, tipo quelli appunto che avete visti sopra, anche avendo delle parcelle così strette e lunghe, riusciamo a gestirli con siepi e filari, con cose di questo tipo. Si presta anche dal punto di vista socio-economico, nel senso che comunque questo contesto del Parco Agricolo Nord-Est, lo dice già lo stesso nome, Parco Agricolo Nord-Est, per cui l'agricoltura è ancora il pilastro fondante di questo parco, e per cui lo sforzo che ora si sta facendo e che il parco sta facendo è quello non di fare delle naturalizzazioni che vadano in competizione con l'agricoltura esistente, quindi l'ecologia e la naturalizzazione non come competitor dell'agricoltura, che già vive una sottrazione di suolo molto importante che la penalizza, ma come integrazione dell'attività agricola, integrazione anche di reddito se possibile. E qui ecco che torna il tema del pagamento del servizio ecosistemico e dello schema di servizio ecosistemico che l'agricoltura può fornire. L'obiettivo di per sé, il progetto non è niente di eclatante, prendiamo queste aree agricole, ne facciamo le piantumiamo a tratti, facciamo alcune zone di nuovi boschi, alcune zone di siepi e filari e vaste zone di prato stabile. Qual è l'interesse di questo progetto? Non tanto gli interventi in sé per sé che vengono fatti, che sono piuttosto comuni e diffusi, insomma, niente di sconvolgente. Qual è il valore? Il valore è quello di ricercare una modalità di integrazione dell'agricoltura all'interno della gestione di queste aree e di integrazione delle pratiche agricole in una logica proprio di servizio ecosistemico e di aumento e miglioramento della qualità del territorio. Le aziende agricole ci sono, grazie al cielo, in Parco Agricolo Nord-Est ci sono e alcune anche disponibili a seguire questo tipo di ragionamento, tanto che hanno interagito col parco attraverso appunto delle manifestazioni di interesse al progetto e a collaborare in vario modo con il parco per lo sviluppo di queste forme di agricoltura integrata. Qui ho messo varie foto di alcune di queste aziende che sono all'interno di Parco Agricolo Nord-Est, vedete gli asparagi coltori di Mezzago, l'asinoteca che è proprio di fianco alle aree di progetto con i suoi asini e i suoi bovini, i microortaggi fatti da un'azienda pioniera che produce queste micropiantine in un contesto appunto di terreno molto limitato e quindi ecco si organizzano e quindi fanno queste micropiantine piuttosto che ortaggi e frutti particolari da poi commercializzare e così via. Ecco, la scelta, il metodo è proprio stato la parte innovativa del progetto, con il coinvolgimento delle aziende agricole a partire anche dalla fase progettuale, per cui con loro sono stati definiti i dettagli progettuali e i dettagli del progetto esecutivo, quindi la modalità come disporre le siepi e filari in modo che siano poi anche in futuro gestibili e coltivabili in un contesto agricolo e quali specie mettere, cercando di tenere insieme ovviamente le varie necessità, quindi di naturalizzazione, ma allo stesso tempo anche di possibilità di produzione che poi l'azienda riesca a capitalizzare in qualche modo, pur in un contesto in cui comunque produce molto poco, perché sono appezzamenti relativamente piccoli rispetto alle produzioni agricole e in contesti molto, molto pieni di gente, molto urbanizzati, per cui è possibile che le piante vengano danneggiate, che i frutti spariscano, insomma, che tutte queste cose qui. Quindi, per i boschi le specie sono quelle caratteristiche degli imboschimenti, insomma dei quercocarpineti locali planiziali.
Per le siepi filari ne abbiamo alcune di tipo più naturalistico, quindi anche queste con appunto specie tipiche delle zone ecotonali di transizione tra bosco e prato, e altre invece proprio più di interesse agrario, a costituire dei filari all'interno delle parcelle, in modo tale che possano anche essere oggetto di produzione agricola, per cui abbiamo anche gelsi, abbiamo ciliegi, abbiamo meli, abbiamo fichi, nespoli, il giuggiolo, il noce e così via, il melograno e piante di questo tipo che più che avere un interesse naturalistico, hanno un interesse di tipo agrario per microproduzioni che possano comunque essere integrate all'interno di un sistema comunque naturalistico. E poi abbiamo oltre 1,5 ettari di prati stabili da fiorume nativo, quindi il grosso, diciamo, del progetto, ecco, questo è il quadro economico del progetto, quindi un importo lavori di circa di qualcosa meno di 40.000 euro, in cui così come le superfici, il grosso del progetto è dedicato proprio alla ricostituzione di praterie e di prati stabili. Prati stabili che saranno ricostituiti con l'utilizzo di fiorume autoctono. Il fiorume autoctono diciamo che questo intervento, che è quello che come vedete è il più consistente sia dal punto di vista delle superfici che dal punto di vista economico rispetto al quadro di progetto, ha una duplice valenza di servizio ecosistemico. Ha più valenze di servizio ecosistemico, allora anche più di due, che sono relative al fatto che la produzione stessa di fiorume autoctono, poi come poi vedremo nella relazione che seguirà la mia, che ci farà direttamente il signor Sala, agricoltore che produce questo fiorume, consente di dare un valore ai prati stabili, perché devono venire identificati delle zone, chiamiamole di prato nativo, cioè di praterie che esistono da tempo e che quindi le cui specie sono quindi sicuramente autoctone e rappresentano un habitat prativo tipico locale, e devono essere l'identificazione di questi prati nativi poi li abilita a essere utilizzati come prati donatori di un fiorume che viene certificato, e questo mette a reddito degli habitat prativi che prima un reddito non lo avevano. Questa cosa è anche riconosciuta a livello regionale, tant'è che la produzione e il fiorume nativo rientra nelle voci previste nel nuovo prezziario regionale, anche con un consistente valore economico, oltretutto aumentato di recente ulteriormente per effetto di osservazioni da parte dell'Ordine degli Agronomi regionale. Per cui, ecco, questo è, diciamo, altre valenze del prato, di questa azione del prato nativo sono verrebbero perse, perché se utilizziamo solo sementi certificate di produzione olandese, di cloni specifici, poi diffondiamo quelle specie e perdiamo un grande capitale naturale e genetico di specie erbacee invece autoctone. Quindi ecco perché si è molto puntato su questo tema del prato stabile, del prato nativo in modo particolare. Il metodo anche di coinvolgimento delle aziende agricole locali anche per la realizzazione dei lavori e per la futura gestione delle aree. Per la realizzazione dei lavori è stata infatti incaricata, i lavori sono stati affidati dal parco ad Azienda Agricola, che è l'Azienda Agricola I Due Soli, di cui poi Emanuele Sala ci dice meglio, è lui il conduttore ed è lui l'esecutore dei lavori.
E per la futura gestione delle aree, cioè quindi fin dalla fase progettuale queste aree sono state pensate insieme agli agricoltori locali per la loro futura gestione e loro hanno scritto anche delle manifestazioni di interesse per la futura gestione, e adesso il prossimo passo, giusto appunto perché bisogna poi anche vedere quando un progetto finisce qual è la strada futura, il prossimo passo è consolidare questa collaborazione con le aziende agricole locali nella gestione di queste aree. Vediamo se effettivamente lo schema di PES o semi-PES, quello che sarà, in questo caso tiene. Ecco, ci siamo chiesti, l'agricoltura praticata in chiave ecosistemica è possibile? Noi abbiamo un po' scommesso che lo fosse, no? iniziando questo progetto del Natura Vagante e gestendo così il progetto del Plispane. Ma in realtà alcune esperienze sul territorio, ancora magari isolate e molto localizzate, però ci confermano che questo è possibile. E abbiamo qui appunto un testimone diretto, che è l'azienda agricola I Due Soli, che appunto, come dicevo, è anche affidataria dei lavori di realizzazione, a cui chiederei appunto di parlarci della sua attività, perché l'ho trovato molto interessante. Passo la parola a Emanuele Sala. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Sala Emanuele e sono uno dei soci della società agricola Due Soli. Allora, noi siamo una società agricola, voglio dire che abbiamo dei terreni di proprietà in affitto, e io sono uno che non mi muore niente in gola. Allora, la colpa un po' una premessa via. La colpa dell'agricoltore è stata la macchina, il trattore. Io vedo che è stato quello che il grande aiuto e la grande condanna. Perché? Perché vedo che l'agricoltore, voglio dire, che prima l'agricoltore di una volta, cioè c'era il filare, c'era tutta una serie di rispetto per il tipo di piante, il tipo di coltivazione, che si è perso perché l'agricoltore anni 2000 non deve fare fatica. Si dice al lavoro pesante, l'agricoltore non deve fare fatica, la meccanizzazione, la gara al trattore più grosso, io sono un'azienda agricola, quindi dico la gara al trattore più grosso, al campo più grande, e poi in continua competizione col vicino, con l'agricoltore, per rubarsi il terreno, voglio dire, che è una cosa anche molto ignorante, se vogliamo, perché vedo io, dici, cosa ho comprato l'anno al 200 cavalli? 220, ma poi dici, poi come al 220? Dico, ma dove lo uso? Allora comincio ad avere la competizione col vicino, e anziché quindi aggregarsi come una volta si faceva, che tutti si andava quando c'era il raccolto di uno, si andava tutti insieme a raccogliere, poi spostava l'altro così, detto, no, io sul mio e puoi morire il vicino. Ecco, questa è la realtà. La meccanizzazione è importante per forza, perché uno deve, dice, l'aiuto, la macchina serve, inutile negarlo, però non deve essere, diciamo, deve essere la cosa, dice, oh, devo fare questo lavoro, devo fare fatica, no, c'è una macchina che permette di farlo, allora la prendo, la faccio, la uso e va bene, non che prendo la macchina perché l'agricoltore, ripeto, non vuole fare fatica, ok, non vuole fare fatica l'agricoltore, dice tutti i lavori, no, devo andare su sul trattore, salire, fare, aria condizionata, ma tutto che va bene, tutto intelligente, tutto ottimo, ma secondo me non è quello che serve, la fatica non è cresciuta, dice, tanto è vero che per gli ortaggi il titolare si impegna, ma ha tutta una serie di personale per aiutarlo, e voglio dire, cose da fatica non le fa, anzi addirittura le disprezza, adesso vi dico degli esempi reali, e una cosa che anch'io uso le macchine, però dico, non mi disprezza, diciamo, stare a raccogliere, fare sementi in purezza, e voglio dire, fare il fiorume con al di fuori dove non c'è la possibilità col trattorino per andare, farlo a mano, che vi dico è un massacro fisico, una giornata a fare fiorume con raccoglitore a zaino, dico la verità, e dici, però viene visto che non va bene, perché voglio dire, è una cosa che dici, no, rovina un po', dici, questa monocultura che non è che sta andando tanto bene, tipo vedo, io parlo, io sono di Besano in Brianza, voglio dire, nella nostra zona si continua a mettere mais da anni, voglio dire, non abbiamo acqua, non sono terreni di zone irrigue,
si continua a mettere ostinatamente mais, e poi dice, ah, così continua a piangere che non guadagno, non ci sto in piedi, non raccolgo abbastanza. Dice, cambia. Allora cosa succede? Noi già, infatti adesso io che avevo gli ultimi terreni, l'ultimo mais raccolto quest'anno, su un terreno che l'affitto, allora ho terreni da anni, voglio dire, che sono tutti prati, abbiamo prati e i mirtilli. L'ultimo appezzamento di a cereali, abbiamo finito adesso raccolta a ottobre, voglio dire, di questo terreno che, siccome l'affittuario diceva, ah, io forse se trovo a vendere vendo, quindi non puoi fare coltura, dici faccio un prato, se fra un anno me lo fa lasciare, capite che l'investimento non ha convenienza. Quindi l'unico terreno cereali è quello, perché tutti gli anni non si sa quanto durerà quella continuità. Niente. Allora poi dice la passione per qualcosa di più innovativo, e allora abbiamo iniziato a raccogliere il fiume più di 10 anni fa. Su poco poco adesso andiamo ovunque, andiamo a Castelnuovo Scrivia, andiamo vicino alla Svizzera, andiamo a Ulx per la TAV, quindi raccogliere tramite l'Università di Torino il dottor Ronati, andiamo a raccogliere anche lì, proprio per fare che anche lì per la TAV, siccome dicevo no, non puoi usare il miscuglio, questa è stata una scusa, voglio dire, però è una cosa anche intelligente, dice che non puoi usare il miscuglio, voglio dire, non autoctono, voglio dire, ok, va bene, allora si dice raccogliamo lì e lo seminiamo lì sul posto. Siamo andati su sopra Parre, sul Monte Vaccaro, a raccogliere nel Parco delle Robe Bergamasche, sul Parco del Monte Barro, e non vi dico, sono posti che di una comodità che, però dici il bello è quello, voglio dire, no? Ok. E poi voglio dire dal fiume, ripeto, diceva prima un tecnico, un dottore, dei costi. Allora, non è che io ci voglio raccolgo così e poi è tutto grasso che cola, perché? Allora, innanzitutto c'è l'agronomo che va a cercare i prati, perché non è che puoi raccogliere ovunque, dei prati con almeno su un campione, ok, deve avere almeno minimo 25 graminacee diverse, perché se no ci sono sotto il 25 neanche salta già tutto. Dice ok, primo. Secondo, poi segue la maturazione ottimale, perché dice se la specie non è la monocoltura, dice sì, devo cercare il momento ottimale, perché altrimenti dico sì, l'impossibilità, cioè il mais passi l'ibrido, matura insieme, raccogli tutto, ok? Invece avendo maturazioni specie diverse, voglio dire, una matura prima, dopo, e dice, vedi che a volte alcuni semi non si staccano neanche, dici ma perché? Perché io non sono ancora maturo, quindi devo cercare il momento ottimale, sopralluoghi continui, ok? Dopodiché per la commercializzazione noi siamo fidati al CFA del Parco Montebarro, che fa tutte, fa i campionamenti, fa le prove di semina, germinabilità, ok, e ci fa la certificazione quando ci viene richiesto il materiale, per dire no, guarda, questo materiale è raccolto, ti garantisco queste cose, per noi però sono tutti i costi che uno magari non vede, non sa, poi ci devi portarlo a casa, devi farlo seccare, devi triturarlo, pesarlo, insacchettarlo, cioè una serie di cose che, okay, che magari uno non vede, dice, ma i costi sono elevati, non è che uno, ripeto, è una bella opportunità, inutile negarlo, però non è tutto grasso che cola, ecco via. Poi quest'anno che abbiamo visto un calo di produzione per la siccità abbastanza considerevole, voglio dire, però la cosa bella cos'è che vediamo che il fiorume su questi, proprio perché è un prato, non è un prato da terreni irrigui, tiene molto bene, voglio dire, ha spigato un pochettino, è un po' più ridotto la produzione, un po' più, però dico tiene davvero bene anche la siccità, sì, non gli fa bene, però non è che lo uccide, quindi secondo me è importante il futuro, ok? Anche perché perché nasce la cosa, ripeto, su dei terreni, su dei prati che fin da quando sono bambino io nella nostra azienda sono sempre stati lasciati a prato, perché? Perché la mietitrebbia non ci è mai passata, perché per i sentieri in mezzo al bosco, mietitrebbia non passava, loro sono sempre rimasti prati, per fortuna, ok? Quindi sono prati che hanno davvero più di 50 anni. E ripeto, poi una volta, diciamo, il fiorume non è niente di nuovo, perché? Perché una volta sul fienile, quando uno buttava la cascina, che l'aveva venduto, l'aveva consumato, quello che era, si scopava proprio, si era ammazzata tutta la cascina e si portava sui prati per riseminarlo, questo fiorume, perché il valore della semente che aveva era eccezionale. Quindi partiamo da... Poi, non contento, abbiamo cominciato a fare sementi in purezza di varietà mellifere, Achillea, voglio dire, Leucanthemum, tutte piante che, ripeto, vediamo sempre, siamo pieni di insetti pronubi, voglio dire, ci sono tutti questi insetti, gli impollinatori, fantastico, la cosa più bella, e farfalle poi anche, insomma, stupendo,
e per la produzione di sementi in purezza e per fare l'arricchimento del fiorume o tra i filari del mirtilli, no, proprio il discorso di piante mellifere che abbiamo bisogno, essendo i nostri mirtilli che fioriscono molto presto, abbiamo bisogno, e le api sono ancora un po' più diciamo sono più freddolose. Il bombo invece parte prima, quindi vediamo già che il bombo parte bene e ci fa questa funzione, e attirato da tante cose, ripeto, e questo per, diciamo, per l'arricchimento del fiorume e anche per la semina nei vari prati. La cosa cos'è l'evoluzione? Che è inutile continuare, io vedo anche il discorso che diceva prima di insistere, come diceva dell'ailanto, voglio dire che io faccio anche un po' di manutenzione del verde, uno dice arriva l'ultima moda, voglio dire, e tutti devono avere nel giardino, no? Piante che, e poi dice ma perché? E no, ce l'ha anche la mia amica, ce l'ha, dobbiamo veramente, cioè perché io vedo purtroppo c'è davvero poca cultura di conoscenza delle piante, cioè uno vede la pianta al garden, uno perché l'ha messa l'amica, bisogna vederla anche se dice ma non sa neanche, cioè tante volte si vengono richieste cose veramente fuori da ogni, perché c'è la mia amica, dice, ma, so, oppure le semine, no, ma le semine da fare al mese di giugno, dico ma vabbè, lasciamo stare tante cose, adesso giusto per essere chiari, e quindi bisogna davvero, cioè io vedo, noi abbiamo fatto anche con un PSR, voglio dire, e siamo andati a Bolzano, poi dici dobbiamo andare anche su da Rieger Hoffmann, non so se Rieger Hoffmann diciamo in Germania, e c'è la signora che ti chiama a casa sua per fare la manutenzione, sa già la pianta che conosce la pianta, e dice no la metto perché l'ha messa la mia amica e devo averla anch'io, ok? No, dice conosce la pianta, ti dice già, dice sì volevo questa pianta, la porto, sì, però sa già dove metterla, conosce già di più, invece noi siamo un pochettino più, secondo me, un pochettino più indietro come conoscenza delle piante, vedo, cioè si va a riempire il garden la domenica e poi si vede come, sì, poi sai le cose, sai, dice quante piante che poi ti porti a casa perché dici ma è morte, e quindi dici questa è una cosa che dico, e come ripeto è una cosa come la meccanizzazione, dice, per la comodità la meccanizzazione, no? E quindi dico, abbiamo fatto anche le sementi in purezza, che è una cosa che ci piace tanto, e tutto il lavoro fisico, lui dice sì, sementi in purezza costano tanto al chilo, certo, ma per fare un chilo di sementi in purezza non è che uno va là, dice come il mais, sì, sarei miliardario, ok, ci mettono un sacco di ore di manodopera, poi vanno tutte setacciate, poi scende tutti i giorni magari anche a prendere dei grammi, va giù, cioè infatti uno va giù e non è che va giù con chissà che cosa, dei rimorchi, no, a mano il sacchettino e porti a casa di 10-20 grammi anche, non è che uno dice ok. E poi un'altra cosa che facciamo sono anche facciamo interventi tipo log pyramid, voglio dire, ne ho regalata una alla scuola di Besana dove va anche mia figlia, perché è un grande manutentore del verde, dice non poteva entrare a potare 10 piante da frutta e altre cose, no, l'abbiamo fatta perché il discorso è che lì ci sono gli insegnanti davvero che hanno fame di queste cose, vedi il bello di andare a offrire una cosa a uno che le apprezza, voglio dire. Poi abbiamo fatto anche qui nel parco Pane, che noi fin da bambino noi abbiamo sempre avuto, non so se chi lo conosce, lo Zanga Giuseppe, che è il pastore, voglio dire, non so se qualcuno sulla Bergamasca lo conosce, non so, che fin da piccolino durante l'inverno, sempre nel mese di gennaio, cioè sembra calendario, tu adesso vi dico una cosa, si va, dice, dal 20-22 gennaio era Besana sui nostri terreni, no? Cioè tipo dice ma dice che giro tutto, quindi per farvi capire anche adesso poi è variato un po' il calendario. Il 20-22 gennaio lui arrivava, c'eravamo lì sui nostri terreni, stava lì in un po' di terreno, stava lì diversi giorni sui prati, dice sugli stocchi del mais che ormai era trebbiato, e voglio dire, quindi dico che lui vive gratuitamente. La cosa che a noi andava bene, non avendo animali, dice che lo facciamo addirittura dormire per più giorni, magari usciva, lasciava lì il recinto per dormire più giorni e poi alla sera rientrava. Il fatto di dormire sempre nello stesso posto per più giorni, voi non ci crederete, vedete la differenza per la concimazione, vuol dire organica, la macchia sui cereali o anche sul prato, dice, ma perché lì? Perché dove dormiva il pastore era diciamo un arricchimento proprio legandoci ai discorsi di prima, cioè, quindi
e nient'altro, via, basta, altrimenti vi tengo qui fino a sera. Grazie. Bene, grazie. Se qualcuno ha qualche domanda, direi che possiamo anche licenziare i due i due collaboratori, grazie. No, ci mancherebbe, grazie. Esperienze dirette. A questo punto inviterei al tavolo il Cologni, il WWF FOP e Vimercatese, per il loro progetto come partner del progetto Natura Vagante, anche loro, anche WWF è partner del progetto e presenta la loro iniziativa alle FOP di Cavinago. Scusate, alle FOP di Trezzo, perdon. Salute. Ok, piccolo cambio rispetto al programma, il signor Ciocca è il presidente della WWF, Cologni quanto pare non ha voluto esporsi, lo vedo là in fondo. Il fondatore, esatto, infatti. Buonasera a tutti. Allora, mi presento, sono il presidente del gruppo Asile Foppe. Là in fondo c'è Cologni, che è il nostro fondatore da oltre 30 anni del nostro gruppo, e gestiamo l'area delle Foppe, che è un'area che abbiamo creato noi, dopo però è passata sotto la supervisione e direzione del Parco Adda Nord, e sono loro che hanno gestito questo progetto della Bando Cariplo. Io però sono qua per parlare un po' dell'altra area che abbiamo acquisito pochi anni fa, l'ex Fornace, e è un'area che era anche quella purtroppo degradata, che è stata soggetto di sversamenti, e con la nostra collaborazione è rinata e adesso è una bella area sotto la proprietà del comune, noi siamo i gestori. Dunque, qua si vede quella cerchiata in bianco, quella che è le Foppe, la nostra oasi storica, e invece nel punto 2 quella che abbiamo acquisito da pochi anni e che gestiamo con i nostri volontari. È composta essenzialmente da un grande stagno, purtroppo di acqua piovana, e grazie a questo progetto siamo riusciti a fare quello che non avremmo mai potuto fare senza, perché è un'area abbastanza vasta che non è stata completata nei lavori di recupero, e coi soldi che abbiamo preso abbiamo creato quel degrado del terreno che è un prato stabile, che accompagna l'acqua nello stagno per recuperarla il più possibile. E il progetto si sviluppa in 4 punti. Acqua. Dunque, 4 punti. Qua si nota meglio lo stagno principale, che è appena sotto il centro logistico. E quello che facciamo sono questi 4 punti. L'indagine ecologica, che l'ha fatta un agronomo che collabora con noi da tantissimi anni, interventi di riqualificazione degli habitat, interventi sul sito per la fruizione del territorio, la comunicazione e attività divulgativa. Questo è l'agronomo con cui collaboriamo da tanti anni, e ha fatto in quest'area qua, già prima del bando Cariplo, un'indagine su quello che c'era. E col bando Cariplo si è interessato anche di vedere l'evoluzione nel tempo della situazione.
anche per vedere nel tempo i vantaggi dei nostri interventi e calibrarli per favorire le specie rare. Per questo abbiamo approfittato anche dei nostri volontari e visitatori abituali che con le loro competenze ci segnalano quanto di interessante vedono, perché vabbè, non possiamo avere a disposizione fondi infiniti, perciò approfittiamo spesso di visitatori che vengono abitualmente e tanti hanno anche ottime competenze. La riqualificazione degli habitat è una delle cose che abbiamo fatto col bando Cariplo. Per questi lavori abbiamo operato sia con il lavoro di una ditta di nostra fiducia e coi prezzi migliori che abbiamo imparato a conoscere per la qualità del lavoro, e visto che era una sua passione fare certe cose, ci ha fatto degli ottimi prezzi che siamo riusciti a fare molto di più con meno soldi, sia con i nostri volontari, perché a accompagnare questo professionista eravamo sempre noi a controllare che le cose fossero fatte come volevamo noi. Abbiamo costruito degli stagni effimeri per favorire gli anfibi, livellato il suolo, come abbiamo detto prima, del prato stabile che abbiamo per favorire l'acqua che andava con i canaletti nello stagno principale. In questo c'è stato un grosso lavoro di contenimento del canneto. Nello stagno principale, visto che noi eravamo pochi volontari, era stato ormai invaso da un canneto e un saliceto, perché ci è stato consegnato dopo diversi anni aver fatto il recupero ambientale, e ci siamo ritrovati purtroppo lo stagno invaso da vegetazione, e che vabbè, si portava via una grossa parte dell'acqua che è purtroppo solo piovana. E in questo stagno abbiamo fatto anche un ghiaione per favorire altre specie. Qua si vedono alcune immagini di c'è il canale che unisce i due stagni, uno è dove c'è normalmente l'acqua, l'altro invece è di laminazione, dove l'acqua si perde nel terreno quando ci sono grandi piogge. Questo è per dire che la nostra area serve anche per mitigare gli eventuali disastri di piogge intense che sono successe, fra l'altro, e serve a mitigare questo problema. No. Qua ci sono alcuni nostri volontari che sistemano un po' il perimetro, raccogliamo anche spesso troppi rifiuti che abbandonano i camionisti che vanno nel centro logistico, invece lì ci sono il camion che ha portato lì gli alberi già abbastanza evoluti in altezza per mitigare un po' l'impatto visivo col centro logistico. E in più abbiamo anche piantato dei frutti antichi con un finanziamento di una nostra volontaria, fra l'altro, e anche del fiorume per arricchire un po' il prato, che essendo giovane non è stabile da moltissimi anni perché, come ho detto prima, è una zona di recupero. Abbiamo piantato anche del fiorume, purtroppo, vista la siccità, non è stato un successone. Fruizione al territorio: oltre a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè il nostro fine come WWF è l'uomo al servizio della natura e non viceversa, come succede sempre. E però, visto che si sa che tutto quello che dà la natura, se non dai anche dei dati e una fruizione, non trovi nemmeno nessuno che ti aiuta a fare tutti questi lavori. Per fare questo, perciò, abbiamo creato un percorso pedonale con strutture come quelle che vedete sotto. Quelli sono un lavoro che abbiamo fatto tutti noi volontari. E quello lì è il canale che collega il lago principale a quello di laminazione.
e abbiamo poi approfittato del materiale di risulta della pulizia del lago principale, dove era cresciuto il canneto in maniera esponenziale e anche il saliceto, e abbiamo creato una barriera per impedire il disturbo dei visitatori alla nostra area e anche per favorire gli animali. Abbiamo costruito anche due osservatori con i fondi che ci hanno dato, implementandoli con barriere costruite dai nostri volontari. Come si vede anche qui, qui si vede sia l'osservatorio sia le barriere che abbiamo fatto noi col nostro lavoro. E in più abbiamo anche fatto dell'attività divulgativa per far conoscere la nostra oasi. Abbiamo acquistato delle bacheche e dei pannelli illustrativi con la storia e gli animali e anche la vegetazione che frequenta la nostra oasi. Abbiamo implementato il sito web con le novità realizzate grazie al bando Cariplo. Qua si vede qualcosa. Qua si vede anche lo stagno effimero, uno degli stagni effimeri che abbiamo fatto fare, perché questi stagni sono molto ambiti dagli anfibi, essendo acqua bassa e che non c'è sempre, non è abitata da predatori abituali e ha più probabilità di successo. Questo sono io. È uno dei banchetti che facciamo e dietro nell'angolo in alto si vede uno dei nostri ultimi lavori, che è un altro stagno effimero con i bambini che ci hanno aiutato nella piantumazione in un evento che abbiamo fatto. È finita? No, non è mai finita. Nelle nostre oasi, oltre 30 anni che le gestiamo, abbiamo sempre qualcosa da fare. Progetto futuro è fare un pozzo di prima falda, che quest'anno abbiamo visto il disastro che ha fatto la siccità, e con questo pozzo manterremo almeno il minimo vitale. Così un'altra grande cosa che vorremmo fare, se ci saranno altri bandi, è realizzare qualcosa che si fa anche in posti che in Italia non mi sembra non ci sia granché, ma in altri posti, per superare barriere fisiche date da strade molto trafficate, ok, e la strada che c'è fra le nostre due oasi è molto trafficata, sarebbe bello fare un sottopassaggio, ma degno di questo nome, perché adesso c'è, però è un tubo grosso così, favorisce le pantegane quello, non lo spostamento degli animali. Qualche cosa che superi la statale, quello sarebbe bello farlo in tanti posti, visto che questo progetto è nato per essere favorire i corridoi ecologici. In certi posti sarebbe bello fare qualcosa di un po' più utile. Grazie. Ci sono domande? Ecco, appunto, se ci sono domande. No? Tutto online? Perfetto. Allora, a questo punto, così recuperiamo un po' il tempo, chiederei anche all'intervento finale di chiusura, che anche ha un po' la velleità di essere un po' la ciliegina sulla torta di tutto il progetto Natura Vagante, la dottoressa De Filippis del Parco Adda Nord, che, come avete capito, il Parco Adda Nord è l'ente capofila di tutto il progetto. Gli abbiamo chiesto di fare un po' l'intervento di chiusura e di quadratura del cerchio. Prego, dottoressa. Grazie, allora io saluto innanzitutto tutti, ringrazio per la vostra presenza, porto i saluti dell'amministrazione del Parco Adda, che purtroppo stamattina non era riuscito in apertura ad essere presente, e ringrazio il partner di progetto, il Plis Pane, per aver organizzato anche questo momento, che è davvero stato di sintesi e anche di bel confronto, mi sembra che abbia portato i suoi frutti.
e sia stata proprio una bella occasione, che ci dicevamo sarebbe stato bello aver potuto replicare anche prima. Siamo partiti come progetto con un incontro a Bergamo nel 20, forse 19, poi con il Covid ovviamente un rallentamento c'è stato nelle attività, ma la tecnologia in effetti è stata anche di grande aiuto per portare avanti il progetto. Va bene anche questa. E allora è un intervento di chiusura, ma dico delle cose che un po' bene o male sono state dette. È un progetto che ha un ampio partenariato, 11 enti, il Parco Adda al capofila. Comparivano poi due PLIS, il PLIS Pane, appunto il PLIS del Brembo, quattro comuni che, come diceva Curno, erano un po' cani sciolti, nel senso non appartenenti, anzi cinque comuni non appartenenti a nessun'area protetta, ma che avevano questo background, diciamo, che hanno voluto sfruttare questo forte interesse a proseguire nella realizzazione di interventi di connessione e miglioramento ambientale, il WWF che è appena intervenuto, l'Università di Milano con i due dipartimenti che avete conosciuto nei due interventi del pomeriggio, e il festival, l'associazione del Festival del Pastoralismo e l'associazione Fauna Viva, che si è occupata invece della parte di monitoraggi ambientali, di cui in questa giornata, ecco, non avete avuto una rappresentanza, però di fatto hanno accompagnato anche il progetto. Un progetto che è nato nel 18, inizialmente previsto con uno sviluppo triennale, poi a cui abbiamo aggiunto anche il 2022, e che in effetti ha esteso proprio l'interesse a un territorio che sfiorava i 100 km quadrati, lungo le aste dell'Adda, del fiume Brembo e su quest'area del torrente Trobbia e del rio Vallone, quindi interessando complessivamente 120 comuni, magari non quell'intero territorio, non per i soli interventi puntuali, ma le cui ricadute per tutte le azioni che si sono sviluppate in effetti hanno, diciamo, abbracciato su sei province differenti, quindi un ampio territorio interessato, e che, come già detto e stradetto, partiva proprio dalla considerazione di vedere un territorio estremamente urbanizzato con un consumo di suolo che andava a discapito sia delle attività agricole che anche della naturalità, della connettività ecologica, una connettività che abbiamo detto poteva essere d'ausilio e aiuto sia per la naturalità ma anche per l'attività agricola. Quindi con degli impatti sugli habitat, sulla conservazione di specie floristiche e faunistiche, e anche impatti sulle attività che del mondo agricolo potrebbero essere anche a supporto della conservazione della naturalità. Quindi la strategia che aveva mosso quando è stato costruito il progetto era quello di creare sinergie tra diversi enti, quindi pensare comunque ad un progetto che avesse un respiro vasto territorialmente anche come ambiti di intervento, quindi coinvolgesse un partenariato ampio che consentisse di individuare degli interventi significativi. Proprio per questo gli interventi e anche le azioni trasversali che sono state fatte non sono nate da velleità dei singoli soggetti che hanno partecipato, ma quasi in tutti i casi derivano da analisi territoriali precedenti che avevano fatto, che avevano evidenziato le necessità del territorio per la connettività ecologica. Quindi si sono poi scelte delle iniziative da assemblare per costruire questo puzzle, che in effetti non me lo ricordavo, non l'avevo ben presente, ma l'origine è stata proprio questa, nel senso che quando c'è stato il bando del 2018 erano nati come progetti separati. Poi è stata Fondazione Cariplo che nelle fasi di interlocuzione con i vari enti ha invitato a sinergie, invitando appunto ad unirci a condividere poi il percorso. Uno degli obiettivi appunto era quello anche di rafforzare quindi la connettività, la funzionalità ecologica, favorire dinamiche che poi potessero essere replicate e perseguite anche al di là del periodo di validità del progetto, e creare appunto anche occasioni di confronto e di coinvolgimento per ampliare le conoscenze dei vari portatori.
una slide che vi ha anticipato Anna Mazzoleni. L'obiettivo quindi generale che il progetto si era dato era quella di conservare, ripristinare e potenziare degli ambienti, degli habitat sia naturali ma anche seminaturali e nello stesso tempo garantire la conservazione e implementazione della connettività ecologica, la permeabilità ecologica del territorio. Gli obiettivi specifici sono delineati ed erano quelli a cui hanno afferito poi i vari interventi, quindi la riqualificazione ecologica, ambientale e paesaggistica di ambiti degradati, la riqualificazione ecologica invece di ambienti agricoli, di contesti agricoli, il ripristino e la conservazione di habitat umidi, di ambienti prativi, di ambienti nemorali, boscati, il ripristino di sottopassi per la fauna, la valorizzazione culturale invece delle risorse naturali, la diffusione della conoscenza e anche l'individuazione e l'avvio di modalità sostenibili per la cura e il miglioramento del territorio. In concreto questo ha voluto dire realizzare in effetti 22 azioni, di cui 18 come interventi puntuali, che facevano capo ai diversi partner che si sono occupati dell'attuazione. Quindi c'era un blocco di interventi che è stato realizzato dal Plis del Pane, una serie di interventi realizzati dal Parco Adda Nord, dai 4 comuni, dal partenariato del Plis, dal raggruppamento del Plis del Basso Brembo, un'azione in capo al WWF, altre azioni in capo al Festival del Pastoralismo. Quindi questi che vedete elencati sono gli interventi puntuali che afferivano ai vari interventi, ai vari obiettivi specifici, e poi delle azioni invece trasversali di valenza sovralocale, che sono state quelle presentate oggi, quindi la sperimentazione del contenimento dell'ailanto, lo studio di possibili schemi di PES attivabili, il piano di transumanza come elemento ulteriore conduttore attraverso nello sviluppo diciamo di tutto il progetto e poi una serie invece sia di monitoraggi naturalistici che dovevano essere e che devono essere l'occasione di verificare ante, durante e post opera, ma anche l'efficacia degli interventi e nello stesso tempo fornire anche dati utili per indirizzare meglio le azioni. E poi invece tutto il pacchetto diciamo di iniziative culturali sulla pastorizia che servivano come occasione anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della popolazione, perché siamo partiti dalla consapevolezza che ci fossero delle criticità anche a vedere questa realtà come un'opportunità in effetti invece per la conservazione del territorio. Oltre ovviamente a tutti gli aspetti generali di comunicazione e divulgazione che il progetto prevedeva. Quindi un progetto complessivamente da un budget di oltre 1.200.000 euro, variamente ripartito con un finanziamento significativo da parte di Fondazione Cariplo, un funzionamento da parte del partenariato nel complesso e di un finanziatore che è il Parco Adda Sud, che avete sentito nominare spesso. Di fatto non era un partner ma un finanziatore che soprattutto per la parte di transumanza è stato coinvolto, perché lungo l'asta aveva significativa rappresentatività per questa tematica e anche un'esperienza di conflitti proprio tra area protetta e mondo transumante. Una carrellata brevissima la faccio sui 4 interventi che sono stati realizzati nel nostro territorio, per poi chiudere con alcune considerazioni invece che riguardano il progetto nel suo insieme. Allora, gli interventi che abbiamo realizzato nel Parco Adda sono 4. Il primo, ecco, subito a seguire rispetto a quello che è stato presentato poco fa, all'interno di un sito di Rete Natura 2000 che è anche oasi del WWF, in quest'area sono state ripristinate delle pozze, quindi con interventi sì puntiformi a favore soprattutto degli anfibi, di chirotteri, della flora locale presente, rara, rappresentata da specie significative e molto, molto rare. Ma comunque che rappresenta una stepping stone, cioè una zona che nel contesto agricolo della pianura di Trezzo, diciamo, rappresenta un punto di passaggio significativo per molte specie.
interventi quindi che partono dal considerare che alcuni interventi non riescono ad essere fatti con una manutenzione ordinaria, di cui ad esempio il gruppo nel WWF si fa carico annualmente, ma che richiedevano anche energie, strumentazioni straordinarie. Interventi che quasi tutti all'interno del territorio del parco sono stati fatti in collaborazione con ERSAF, che per noi ha seguito la progettazione esecutiva e anche la realizzazione delle opere e la direzione dei lavori. Quindi con la riapertura di specchi d'acqua, pur rispettando le presenze anche floristiche, quindi le analisi, i monitoraggi floristici che sono stati anche implementati con risorse aggiuntive, volte proprio a verificare che comunque interventi che uno fa a beneficio di alcuni gruppi magari faunistici non creino problematiche per la conservazione di altre specie presenti. Il secondo intervento, sempre in prossimità, è stato invece realizzato per implementare la connessione ecologica di aree a maggior vocazionalità, quindi in presenza di terreni agricoli ormai sterminati, in cui siepi e filari sono quasi inesistenti, creare piccole ma significative siepi arbustive e arboree che rappresentano comunque connettività per anche la microfauna. Con un recupero anche in questo caso di percorsi pedonali, strade vicinali esistenti ma abbandonate, che consentono comunque anche una miglior gestione del territorio e che vedono la possibilità di coinvolgere per le manutenzioni post impianto le aziende agricole locali. Il bando, in effetti, il finanziamento di Cariplo non includeva la possibilità di finanziare le manutenzioni, che però sono richieste, cioè per gli interventi per i quali in effetti la manutenzione ha un significato tecnico, quindi sono necessarie, Cariplo chiedeva che ci fosse allegato alla progettazione anche il piano di manutenzione. Allora, questi piani di manutenzione in effetti diventano un'occasione anche per sperimentare gli accordi di PES, sono risorse che quindi l'ente deve comunque garantire di mettere. Il coinvolgimento degli agricoltori locali rappresenta una bella occasione per costruire anche un percorso con soggetti che sono già sul territorio e che già hanno magari anche una propensione a vedere la propria attività un po' diversificata, ecco, non vedono solo la monocoltura come unica possibilità di sviluppo aziendale. Poi l'ulteriore intervento realizzato è un nuovo bosco di circa un ettaro a Busnago. Quindi ecco, una diversificazione, un semplice intervento, nel senso non parliamo di interventi stravolgenti, però che hanno invece un grande significato in un contesto agricolo, ripeto, omogeneo, banale, dove davvero le superfici boscate stranamente mancano. Ecco, è vero che abbiamo una diffusione del bosco, un aumento delle superfici boscate, ma nelle zone agricole non è così. Ecco, quindi una macchia che sembra poco significativa invece assume un grande valore. E poi ecco un ultimo intervento a Villa D'Adda, all'interno di una zona di protezione speciale, con la realizzazione, immagino che stia fotografando il logo, il simbolo della rospovia di Villa D'Adda, perché sappiamo che origine ha questo bellissimo disegno, e ecco un'occasione di adeguare dei sottopassi esistenti, ormai datati, che hanno perso la funzionalità, ma soprattutto di arricchire una piana agricola banalizzata anche in questo caso, abbinando al reticolo minore dei sistemi di siepi e filari, che quindi consentiranno anche un miglioramento dell'habitat per la movimentazione di anfibi che erano storicamente in migrazione in queste aree, che nel tempo si sono ridotte come popolamento. Quindi ecco, anche in questo caso la scelta degli interventi richiama delle considerazioni e delle analisi che si sono fatte negli anni, cioè individuando gli interventi necessari per delle evoluzioni che abbiamo visto anche in senso negativo, quindi rendendoci conto che in effetti alcuni interventi realmente servono sul territorio. Finita la carrellata delle cose locali dell'ADDA, ecco, allora passo un attimo in rassegna un po' delle criticità che alcuni dei relatori che mi hanno preceduto hanno già magari menzionato.
Nei 4 anni di progetto, sicuramente una battuta anche di arresto, sicuramente anche nei rapporti diretti interpersonali tra i vari soggetti che hanno collaborato c'è stata a causa anche del Covid. Devo dire che la tecnologia ha supportato, sembrava di conoscersi, ma in effetti era stata per molti una conoscenza digitale e informatica. E da questo punto di vista anche Fondazione Cariplo con la comunità di pratica, che è questo tavolo di lavoro, diciamo, che ha costituito, ha consentito in effetti di fare uno scambio di esperienze, però certamente un rallentamento a tante attività anche di campo, oserei dire, c'è stato per questa emergenza. Un'altra sicura difficoltà è stata quella di dover lavorare in tanti, quindi con un partenariato molto vasto, diversificato, cioè il fatto di essere comunque parchi regionali, parchi locali di interesse sovracomunale, comuni che non afferivano a nessun'area protetta, associazioni, rappresentava una difficoltà perché le esigenze erano diverse, le strutture erano diverse e anche le competenze, quindi una ricchezza ma anche magari in alcuni punti, per alcuni aspetti, una difficoltà. Una criticità anche quella di riuscire a veicolare a tutti le informazioni del progetto, quindi è ovvio che i 5 comuni che sono entrati nel partenariato hanno scelto in autonomia di partecipare, erano coinvolti direttamente, ma il parco regionale rappresenta, per quello che ci riguarda, 35 comuni, il Plispane 24. Non ovviamente tutti i nostri soggetti aderenti allo stesso modo hanno la sensibilità su queste tematiche, quindi la difficoltà anche banalmente nel condividere il questionario e avere un riscontro, soprattutto perché condividerlo si fa in fretta a mandare le PEC e le mail di sollecito, ma ad avere un riscontro, che è quello che serviva per partire con delle analisi e delle valutazioni sulla realtà del nostro territorio, quindi questa cosa non è da poco, così come anche riuscire a veicolare i prodotti di questo lavoro di 4 anni, anche il piano di transumanza, che è stato elaborato in bozza, non è stato elaborato in forma unica, perché è un prodotto che dovrà servire per 1/2 parchi regionali, per 2 PLIS, per dei comuni, per chiunque possa del partenariato pensare di aver bisogno di quello strumento, il che vuol dire che i professionisti che hanno lavorato a questo hanno dovuto pensare non solo come un unico soggetto, ma come tanti soggetti, e allo stesso modo potrà esserci bisogno di un accompagnamento per tutti i soggetti che quello strumento lo vogliano utilizzare. Quindi questa variabilità del partenariato, ripeto, è una ricchezza, ma è anche un moltiplicare le difficoltà e anche gli sguardi che si devono avere. Un rendersi conto, un'altra criticità, del fatto che se da una parte noi enti pubblici siamo abituati a contrattualizzare, avere chiaro gli aspetti amministrativi formali, ci scontriamo con realtà che hanno invece tempi, dinamiche diverse, e quindi serve una sinergia per andare incontro alle diverse esigenze, diverse modalità di lavoro per portare a casa un risultato. L'altro aspetto critico sono quello, ad esempio, dell'efficacia dei monitoraggi rispetto al progetto, e mi rendo conto anche per limiti che come amministrazione, anche come capofila, magari abbiamo nel riuscire a stare dietro a tutti i tempi, dovendo affidare incarichi diversi, avere progettualità diverse che richiedono monitoraggi ante e post opera, non sempre si è riusciti a garantire che ogni intervento avesse il monitoraggio ante e post opera in tempo utile per dare dei risultati utili anche alla progettazione degli interventi, all'elaborazione di considerazioni scientifiche, ad esempio per il monitoraggio sull'elanto. E soprattutto i monitoraggi ambientali sono legati anche a elementi della natura, quindi fauna e flora, che non sono sempre lì ad aspettarci.
quindi magari un ritardo amministrativo nell'affidare un incarico o nel far individuare l'area su cui intervenire vuol dire perdere un anno di possibilità di campionamento. Di contro, non sono state tutte ovviamente criticità, abbiamo maturato queste consapevolezze, quindi quella dell'importanza della rete ecologica e della sua funzionalità, non solo come ambienti naturali, strettamente naturali, ma anche come ambienti seminaturali. Questo già anche le direttive europee hanno ben chiarito, che tanti ambienti e tante specie ci sono perché l'uomo favorisce la loro presenza, e anche alcuni ambienti naturali, se vogliamo che si mantengano, hanno necessità di essere gestiti dall'uomo. Diversamente avremmo solamente riserve integrali e ambienti intoccabili, che portano ovviamente ad un'evoluzione ma anche a una contestuale perdita di passaggi e di evolutivi. Una funzionalità che ha senso se non considera solo elementi puntuali e isole, quindi anche le aree protette non bastano, non sono fini a se stesse, ma una connettività che fa parte, che passa anche attraverso i corridoi. E anche una considerazione del valore di quello che questi territori possono dare per l'uomo. Una consapevolezza ovviamente, ecco, sul senso, sul valore della transumanza come anche occasione di conservazione e di manutenzione del territorio, che non deve essere letta solo gli enti pubblici non hanno risorse, quindi diamo un colpo, un cerchio, un colpo alla botte e facciamoci andare bene la transumanza e le manutenzioni, perché non è questo il senso del progetto, tant'è che l'analisi del territorio per capire quali sono i percorsi possibili per la transumanza passa anche dall'analizzare quali sono le esigenze del territorio, per cui va benissimo che ci sia un transito in una certa stagione, è meglio che si eviti in un'altra. Quindi la delicatezza, diciamo, anche del piano di transumanza era questa, di cogliere tutte le necessità del territorio e delle varie componenti che ne fanno parte. Una rivalutazione degli schemi di PES da proporre, perché noi siamo partiti ed eravamo avanti come partenariato, perché il nostro partenariato in effetti è partito con un'idea di PES già definita, diversamente dagli altri bandi, dagli altri progetti che sono stati finanziati nel nostro stesso anno, che avevano inserito l'argomento PES perché era una richiesta di Fondazione Cariplo, ma non avevano magari ben inquadrato. Invece la caratteristica del nostro progetto è stata subito quella di dire: noi vogliamo approfondire l'argomento PES sulla transumanza e sul valore che potrebbe avere per la manutenzione e la conservazione del territorio. Ma come vi ha fatto ben vedere, adesso mi confondo col tuo cognome, abbiamo scherzato sul tuo cognome. Cavicchioli, scusami. Un conto è la teoria, un conto poi le forme di applicazione sul nostro territorio. Quindi anche nel percorso si sono escluse alcune ipotesi, se ne sono approfondite altre e non siamo riusciti a chiuderne uno magari come l'avevamo pensato all'inizio. Questo rimane comunque un materiale di lavoro che ci servirà per quello che potremo fare adesso come enti, come associazioni, come agricoltori nel prosieguo. Una consapevolezza, ecco, sicuramente a chiusura della coesistenza, della possibile coesistenza tra natura, agricoltura, pastorizia, e una consapevolezza anche che ha senso il lavoro fatto, le risorse investite, se possono avere una replicabilità. Quindi tutto quello che è stato elaborato e prodotto non è fine alla consegna Fondazione Cariplo di relazioni, ma di relazioni conclusive del progetto, ma è materiale perché ognuno di noi possa al meglio svilupparlo nei propri strumenti, nelle proprie pratiche. Direi che anche un altro aspetto positivo è quello che
tra gli interventi e le azioni trasversali, tutte comunque hanno portato ad una concretezza di interventi sul territorio, perché quelli servono per migliorare un habitat, per garantire una connessione, ma anche una ricerca, perché il problema dell'elanto non è aleatorio, non è lontano, ma è la concretezza. Noi abbiamo aree forestali con presenza di elanto, allora un lavoro come questo non è solo accademico, ma è anche pratico e concreto, così come il piano di transumanza, forse non ancora approvato da nessuno di noi, ma sarà uno strumento attuativo dei nostri piani territoriali o un regolamento dei comuni. Un'altra sicuramente ricchezza del progetto è stato quello appunto di non avere una tipologia di azione sola, ma di essere diversificato, quindi con le ricerche, interventi di vario genere che si sono fusi nell'obiettivo finale. Una bella esperienza anche per le sinergie che si sono aperte, vi sono state presentate con altre aree protette e anche con occasioni di confronto inimmaginabili, non pensate all'inizio, e che sono maturate nel corso del tempo. E un'occasione, ecco, anche per rivalutare il tempo dedicato non poco a queste condivisioni, non per i convegni, ma penso anche a tutte le riunioni e i tavoli che Fondazione Carplo caldamente invita a frequentare, che sono sì un impegno in termini di tempo non indifferente, ma sono davvero anche una ricchezza, perché consentono di confrontare e di condividere le esperienze di tutti. Con questo direi che ho concluso, ringrazio ancora tutti, diciamo, per la collaborazione e anche per l'esperienza di 4 anni, perché è stata sicuramente arricchente e non la vedo ancora conclusa. Grazie a tutti. Sì, beh, direi che il ringraziamento va anche al nostro capofila, che si è fatto carico di tutto l'onere della gestione amministrativa del progetto e dovrà farsi carico dell'onere della rendicontazione, che è ancora peggio, però è quello che tocca al capofila. Direi che aggiungerei, concordo con quello che diceva la dottoressa De Filippi sulla, oltre che a tutti i valori di questa progettualità in sé, anche al fatto del fare sistema, fare rete, soprattutto con soggetti anche molto vicini. Mi viene una battuta cattiva, forse ho capito cosa serve l'ATE, Brembo a parte, però per una volta abbiamo lavorato in ATE, tutto sommato. È una battuta, fa addetti ai lavori. Esatto, cioè nel senso che il LATE, l'ambito ecosistemico, è una struttura che si è inventata la Regione Lombardia per far lavorare insieme le aree protette di un ambito territoriale, che qualcosina ha prodotto, ha molto non ha prodotto, ma in realtà di fatto noi abbiamo fatto questo, nel senso che le realtà delle aree protette del LATE, che fa riferimento all'ADA Nord, almeno sulla sponda di qua, ha di fatto collaborato come unico soggetto, interloquendo, coordinandosi e quant'altro. Io direi, vi ringrazio innanzitutto anche a voi per la collaborazione, per la pazienza, per la resistenza fisica. In compenso, per uscire c'è la merenda, se volete, come premio in uscita. Sul tavolo, ovviamente per i presenti, ci sono i calendari del parco, il Parco Agricolo Nord-Est ovviamente. Alle amministrazioni, quindi all'ADA, chiaramente verranno consegnati a mano successivamente con nota, eccetera. E niente, vi ringrazio di tutto e vi auguro buona serata. Saluti.